Salve popolo di internet e benvenuti in questo nuovo video. Questo video analisi sarà diverso da tutti gli altri che avete già visto in giro, da inglesi che italiani. E questo video nasce perché in molti di questi video sono sfuggiti dei dettagli o comunque molte cose non sono state viste nel modo più appropriato e quindi questo video parte proprio da questa schermata dove possiamo vedere che il logo di Grand Theft Auto 6 è ancora in fase di registrazione. Come possiamo vedere anche nell'altra pagina, c'è il logo con addirittura le palme dentro la V e la I del numero romano 6. Quindi questo cosa significa? Che il giorno in cui avremo altri contenuti multimediali di GTA 6 sarà quando verrà registrato il logo di GTA 6. E quando sarà il giorno in cui verrà registrato questo logo, questo nuovo brand o trademark che quando voi vedete a fianco al logo TM significa trademark, c'è scritto qui: "Usually the process takes 11 or 18 months." Significa che generalmente prende 12 mesi, ovvero un anno, oppure 18 mesi, che sono un anno e mezzo. Quindi questo cosa significa? Che il giorno in cui vedremo altri contenuti di GTA 6 sarà, per esempio, nello specifico il trailer numero 2, sarà tra 12 mesi barra 18 mesi, o precisamente nel momento in cui verrà confermato questo qui come trademark, ovvero come marchio commerciabile, perché altrimenti non potrebbero. Infatti, se si va a vedere nel trailer il logo, non c'è alcuna lettera, non c'è alcuna scritta oltre al logo. Cosa significa? Che la Rockstar Games o la Take-Two Interactive, che è la compagnia che tecnicamente pubblica i marchi, non ha messo TM. Quindi questo logo è ancora in fase di approvazione come marchio commerciabile. Infatti c'è solo il marchio registrato Grand Theft Auto con la sua R. Quindi questa è solo una proposta di logo, quindi effettivamente potrebbe anche cambiare e magari ritrovarci la scritta con la V e la I al solito posto dove hanno sempre messo i vari nomi dei vari capitoli. E a proposito di nomi di capitoli, è successa una cosa rara nella storia di Grand Theft Auto, ovvero che siamo passati da un capitolo numerato, ovvero GTA 5, a un altro capitolo numerato senza vie di mezzo, a parte i remake che però erano di titoli passati. E quindi questo è un evento straordinario perché non è mai successo che il capitolo successivo a quello numerato precedente era di nuovo un numero numerato. Quindi questo nuovo capitolo è un capitolo che tengono con molta gelosia. Infatti si percepisce a pelle che anche quando hanno pubblicato l'annuncio del trailer 1 non hanno detto come si chiamava, anche se non mi sbaglio anche in passato hanno fatto la stessa cosa, quindi forse è solo una illusione che ci è sembrata a noi. Perché avevamo paura che non si chiamasse Tei, ma poteva avere un altro nome. Quindi, tornando indietro, tutto dipende da qui, da quando verrà registrato il nuovo logo. Quindi, tornando al trailer, quindi di conseguenza, coming 2025 significa appunto che loro hanno già previsto un anno e mezzo di ritardo. Di conseguenza, che succede? Che l'altra metà di anno, fino a fine 2025, per esempio, ipotizziamo pure anche a metà di 2025, si ipotizza loro lo usino per la campagna commerciale. Questo però solo se uscirà nel 2025, solo se effettivamente l'azienda che gestisce l'ufficio registrazione dei marchi riesca a confermare il logo entro un anno. Quindi poi loro useranno l'altra metà di anno per poter, insomma, fare la campagna di marketing e commercializzare il gioco con questo logo. Devo dire che per quanto riguarda il cambiamento che c'è stato, io lo preferisco, diciamo che per GTA 6 va bene così, sia per i colori. Vabbè, in ogni caso credo che comunque la Rockstar
abbia già studiato sopra e abbia, quindi se questo sia il risultato finale, vuol dire che tutte le altre alternative non avevano un bell'aspetto, non erano, secondo ti viene quella sensazione di dire è lui, è quello giusto, ecco, questa è la versione migliore, cioè giusta, quella perfetta. In effetti metterlo qui sarebbe stato un po' scontato, comunque non sarebbe stato originale, sarebbe stato brutto. Invece così dà tipo senza di grandezza, di tutta quella bellezza che sarà GTA 6 e come tutto quel capolavoro che sarà. Già GTA 5 io ci feci un video datato, dove già GTA 5 era un capolavoro. Io tra l'altro l'avevo nominato The Big One, ovvero il capolavoro il più grande. Tra l'altro anche in GTA 5 viene detto The Big One per l'ultimo colpo nella modalità storia, ma anche nella modalità online in un colpo al Diamond Casino, se non mi sbaglio. In ogni caso, sì, questa è la versione che ci sta bene, anche perché, come avete visto, loro vogliono commercializzare anche la VV e la I, quindi singola a se stessa, e quindi dobbiamo andare un po' più avanti. Ora vi faccio vedere, ecco qui. Loro non solo stanno commercializzando, registrando più che altro la V e la I con la palma dentro, ma proprio le due lettere utilizzate. Quindi questo significa che appunto vedremo spesso, potremo vedere spesso questo wordmark con semplicemente la V e la I, piuttosto che vedere tutta la scritta Grand Theft Auto e con V dietro. Quindi sicuramente GTA 6 sarà un capitolo diverso dagli altri, un capitolo che sorprenderà veramente. Detto ciò, andiamo ad analizzare questo trailer. Fatemi prima mettere la velocità al minimo disponibile su YouTube. E io vorrei partire proprio da qui, perché tutte quelle persone, riferito a tutte quelle persone che criticano, che dicono non è un gioco adatto ai bambini. Ma qui in effetti c'è proprio scritto che questo gioco potrebbe contenere contenuti inappropriati per i bambini. Quindi tutte quelle persone che contestano la violenza in questo gioco, evidentemente non leggono questo primo frame, questo riquadro del rating americano, dove c'è ben scritto che non è adatto ai bambini. Quindi tutte quelle persone, quei genitori che si lamentano che che i figli sono ispirati da quel videogioco per attuare violenze nella vita reale, evidentemente non hanno letto questo qua. Quindi se un bambino si trova a giocare a questo videogioco e poi attua e riproduce le cose viste nel gioco nella vita reale, è colpa del genitore che magari non è stato in grado di tutelare i propri figli o salvaguardarli. Quindi non è colpa degli sviluppatori o del gioco. Quindi tutti quei genitori o quelle persone che dicono che questi giochi come GTA istigano alla violenza, penso che sono delle persone ignoranti, poco colte, diciamo, che parlano senza niente. Va bene, abbasso un po' l'audio, tanto volevo sentire bene. Che succede qui? Tutto questo bel cielo sul rosa che sfuma sul celeste, poi vabbè. È sicuramente una riproduzione fedele di quello che effettivamente succede nella realtà. Io posso apprezzare questo, diciamo, panorama anche in Italia, dove lavoro. Mi capita di vedere questo tipo di cielo con questa sfumatura rosea. Ho iniziato a farci caso dopo aver visto il trailer di GTA 6, quindi diciamo, effettivamente questo trailer ti aiuta anche nella vita reale ad osservare meglio, ad ammirare meglio quello che ci circonda nella vita quotidiana. Partiamo subito con questo aereo che è il primo che vediamo in questo trailer. Tra l'altro questo qua sembra ispirato al video che feci io, dove alla fine c'era l'atterraggio di un aereo grande come questo e dove c'era scritto The Big One. Quindi questo per me sta a raffigurare proprio che anche questo capitolo sarà un The Big One, e forse di più The Big One, perché effettivamente questo gioco sarà molto più espanso rispetto a GTA 5. Cioè GTA 5 era già un capolavoro, ma questo sarà molto ottimizzato, cioè sarà più bello, ecco.
semplicemente era più bello. Quello che mi ha incuriosito molto è questa gigante torre che a quanto pare esiste veramente, vabbè, ovvio, visto che comunque questa è una riproduzione, come dire, quasi fedele della realtà. Ovviamente hanno un po', ci sono un po' di differenze, divergenze, perché comunque, insomma, la mappa è ambientata alla storia che vivranno i nostri personaggi, ma sarei davvero curioso di salirci sopra, insomma, poter osservare da sopra che cosa ci sia. Non so se ci sarà qualche easter egg, però comunque sono davvero curioso. A me piacciono le parti alte dove si può vedere il panorama, comunque poter vedere da sopra giù ciò che c'è giù. Vabbè, comunque, come già sapete, qui si vede il carcere, insomma, dove poi vedremo Lucia, che in realtà sarà un nome italiano sicuramente, perché solo che gli americani lo pronunciano Lucia. Il traffico, diciamo, allora partiamo subito dal fatto che le persone dicono: ma do quanto è realistico e tutte queste cose qua. In realtà io non ci vedo nulla di fotorealistico, ma semplicemente ci vedo una grafica migliorata rispetto a GTA 5. Devo dire che già in GTA 5 l'effetto dell'acqua quando pioveva, anche i suoni erano sicuramente realistici. Alla fine è facile importare, insomma, utilizzare dei suoni veri, reali, perché comunque, insomma, il file audio ha pressoché la stessa dimensione. Le texture probabilmente sono quelle che hanno un'influenza decisiva sul peso finale del gioco. Il problema è comunque sempre un altro, perché dobbiamo ricordarci che Grand Theft Auto è una riproduzione fittizia dal mondo reale, quindi non vedremo mai texture di fotorealistiche. Questo perché, come appunto ho appena detto, è la riproduzione di un mondo parodiaco. Quindi vedere contenuti fotorealistici sarebbe l'opposto di quello che è della natura di Grand Theft Auto. Quindi non è una questione di impossibilità tecnologica, visto che comunque ambientazioni fotorealistiche l'abbiamo RDR, Red Dead Redemption, e anche nella serie Mafia, che fa sempre parte della THQ, sotto la casa produttrice 2K. Quindi, tra l'altro, la serie Mafia ha il doppiaggio in italiano, quindi anche in questo si differenzia GTA, perché appunto non ha senso doppiare. Più che altro non si potrebbe doppiare un gioco parodico dell'America in italiano, non avrebbe senso, appunto, perché se è un gioco parodico dell'America non avrebbe senso implementare un doppiaggio in italiano, perché in America sì, ci sono gli italiani, ma i protagonisti parlano americano, quindi è giusto che resta in lingua originale. Quindi vedere, se qualcuno si è chiesto, comunque qualcuno nei video ha detto, ha posto l'ipotesi di poter vedere, di poter giocare GTA 6 in italiano, o comunque di essere doppiato in tutte le altre lingue, vi posso già dire di scordarvelo per sempre, anche per i capitoli futuri, a meno che non fanno un capitolo ambientato in varie parti del mondo, e quindi avrebbe forse un po' più senso, ma comunque nemmeno, e verrebbe doppiata solo la parte nella lingua in quella regione dove viene ambientato il gioco. Tipo, se fanno, viene da ridere perché non succederà mai, un'ambientazione in una cittadina italiana, verrà doppiato solo il gameplay ambientato in quella cittadina italiana. Lo stesso se viene fatto in un altro paese europeo o anche non europeo. Ad esempio, era previsto Grand Theft Auto Tokyo. Forse in quel caso avrebbe avuto senso doppiarlo in giapponese, però evidentemente, proprio perché Grand Theft Auto è comunque ambientato in America, non avrebbe proprio, insomma, senso ambientarlo in paesi non americani, quindi perché poi di conseguenza andrebbe doppiato nella lingua della regione dove viene giocato. Voi direte: ma esiste Grand Theft Auto Chinatown? Chinatown è un quartiere americano, quindi ecco perché esiste. Detto ciò, continuiamo con il trailer, se no mi annoierete, non lo so. Non vi sto a dire il traffico, le macchine, tanto ci sono un sacco di video dove le vedete. A me non interessa vedere i veicoli
insomma, che ci sono, fare l'analisi di ogni veicolo, tanto sono sempre quelli. Può differire qualcosa, ma sono comunque cose già viste in GTA 5, non solo, anche nei gameplay precedenti. Mi incuriosisce questo panorama di grattacieli. Anche qui c'è qualcosa, ma questi mi sa che vengono ripresi poi successivamente. In ogni caso, vista da qui sembra molto piccola come cittadina, insomma, come mappa. Anche se comunque molti fan che stanno costruendo la famosa mappa di GTA 6 in anteprima hanno comunque mostrato che in base alle metriche usate dal Rage Engine, comunque dalla Rockstar Game, anche perché comunque alla fine 5 metri corrispondono agli stessi 5 metri, insomma, di un altro motore grafico, che alla fine è sempre qua, cioè l'oggetto 3D è 5 metri, deve essere per forza 5 metri anche nella conversione in altri motori grafici. In ogni caso, secondo la metrica del Rage Engine, o comunque della misurazione usata dalla Rockstar Game, pare che la mappa di GTA 6 sarà più grande, insomma, di quella di GTA 5. Alzo un po' l'audio perché mi sento. Ok, qui io credo che, a parte svelare il volto, a parte ufficializzare il volto di Lucia, che ripeto, per me sarà una italiana, insomma, che si chiama Lucia, qui vogliono mostrare, in realtà in tutto il trailer vogliono mostrare la fisica migliorata del Rage Engine. Infatti qui possiamo vedere che i capelli, la coda, ha un movimento fluido, insomma, realistico. Il movimento di questo personaggio, o dottore, o come lo volete chiamare, anche se c'è scritto là sotto, vabbè, è simile alla fisica di GTA 5, quindi non mi è nulla di nuovo. Ma anche in tutto il trailer vedo che comunque i personaggi hanno la stessa fisica, insomma, di GTA 5. Gli stessi movimenti, cioè sono simili, quindi l'animatore dei personaggi è lo stesso, e se fosse lo stesso sarebbe quello che sta facendo i video su YouTube, dove parla di quando ha lavorato per la Rockstar Games, e in effetti potrebbe aver anche sviluppato GTA 6, sviluppato, collaborato, insomma. E quindi ci sta che magari i movimenti sono simili. Io in realtà mi aspettavo che tutte le scene, le cutscene, fossero girate con il motion track, però a quanto pare, secondo quell'animatore che ha lavorato alla Rockstar Games, molte animazioni, anche delle cutscene, sono fatte a mano, va bene. Quindi i movimenti sono simili, insomma, a GTA 5. Qua la gente dice, per quanto riguarda il fotorealismo, io credo che non è foto, cioè non c'è nulla di realistico, perché comunque è sempre GTA, cioè vedo, quello che riesco a vedere sono degli oggetti 3D. Parlo io da disegnatore grafico 3D, quindi vedo semplicemente un modello texturizzato, e a malapena si vede il rilievo, insomma, delle rughe o dei pori della pelle. Però alla fine, se noi togliessimo tutti gli effetti, la luce, le ombre, eccetera, eccetera, vedremo una skin, una pelle, tradotto in italiano, vedremo comunque un corpo con un colore uniforme, solido, si dice in inglese solid, e con questo effetto di rilievo, insomma, che dà quella sensazione di fotorealistico, ma in realtà non c'è niente di fotorealistico, è come se noi colorizzassimo questo modello 3D. Per dirvi che questo effettivamente sembra un manichino con un materiale, parlando in termini di sviluppazione di grafica 3D, con un materiale appunto a colore unico, solido, e con un secondo materiale, una seconda texture per i rilievi. Qua questi nei pure, che sicuramente sono nella texture, che in base al colore vengono fatti in rilievo, sporgenti. Comunque, i capelli ho visto render 3D molto più puliti. Qua vedo semplicemente dei capelli che, insomma, sono un po' strapazzati. Vabbè, ci sta, stava in carcere, voglio dire, non aveva modo di pettinarsi, però a meno che non è stata appena catturata, e quindi vabbè. In ogni caso, questo effetto che hanno dato con il canale alfa, diciamo,
non dà molto di... Devo dire che comunque lui si ha i capelli un po' ricci, mossi, quindi ci sta pure che sono un po'... hanno questo aspetto. Anche se tipo noi andiamo a vedere questa persona, effettivamente c'è... Sono abbastanza, insomma, sono realistici, dai. Voglio dire, non è che sia impossibile da fare. Però sono comunque appunto texture, insomma, che anche qui la giacca ha un colore statico, vabbè, ci sta. Comunque andiamo avanti. Ah, qui ho visto un micio. Qui sembra esserci un gatto. Ora mi sto pensando a Matrix, dove c'è Deja Vu, il gatto che ogni tanto passa. Vabbè, qui la stampante. Ma qualcuno ha tradotto come, vabbè, non mi ricordo come ha tradotto, però il significato qua è sfortuna, o comunque intendeva dire giornata sfortunata, o comunque per sfortuna, cioè non intendeva dire livello di... c'era sarcastica, ecco, questo è il discorso. Qua le persone dice ehi, delfini, tu... ma in realtà anche in GTA 5 c'è tutto questo, quindi non so, il mare anche se è realistico, ma e anche in GTA 5 era così, l'acqua era realistica. L'unica cosa è questa barca che sembra stia fluttuando. Questa barca sta letteralmente fluttuando. Ma non per l'ombra, perché l'ombra sicuramente va sulla sabbia, insomma, sul fondale. Però se noi paragoniamo l'ombra di questo delfino, per esempio, l'ombra di questi delfini è proprio sotto, voglio dire. Questa qua invece sembra molto più alzata, cioè l'ombra non avrebbe dovuto partire dal centro della barca e poi andare qua sul fondale, però vabbè. Sicuramente sta sull'acqua, però c'è qualcosa che non va qua davanti, perché la deformazione dell'acqua doveva partire davanti. Anche se sta impennando, perché va molto veloce, però vabbè, non avete capito. Tipo questo qui, questo motoscafo, insomma. Vabbè. E qui arriviamo alla spiaggia. Al primo impatto sembra molto affollata. Però, azzardatemi, permettetemi di dirmi che forse quella di GTA 5 era, non dico simile affollata, ma forse anche un po' di più. Vabbè, sicuramente qua c'è molta più gente. Però, se andiamo a vedere qui, in realtà sono solo gli ombrelloni che sono tutti allineati, però se vedete le persone, qua non c'è nessuno, ma anche qui non c'è nessuno, sono tutte sparse. La quantità direi che è simile a quella di GTA 5, perché comunque anche lì c'è una spiaggia dove sono tutte le persone allineate e qualcuna anche in mare, quindi qui là comunque potevi scegliere quante persone mettere, cioè non quante persone mettere, quanti NPG mettere, però in base alla potenza grafica potevi, insomma, scegliere se doveva essere molto popolata la città o meno, e anche la varietà dei pedoni. Solo cosa che qua invece di varietà di pedoni la vedo molto limitata, perché ora più avanti vedremo. Ma vedo sempre che ci sono uccelli ovunque. Questo è un altro uccello, beh, elicottero. E ciò che non ho detto all'inizio è che praticamente la Rockstar è fissata con i velivoli, soprattutto gli elicotteri. Secondo me è un modo per dire eccoci siamo arrivati, o comunque un modo per dire per approdare, insomma, cioè per dare importanza all'evento. Il problema è che ci mette sempre elicotteri della polizia, vabbè, soprattutto nelle cover. Questo aereo qualcuno l'ha chiamato Dodo, ma non è il Dodo, perché questo è quello che va sull'acqua. Aveva un altro nome, adesso non ricordo. Da qui possiamo forse già intravedere questi edifici che non hanno un interior esplorabile, ma semplicemente, lo vediamo più avanti dove si vede meglio. Poi qua qualcuno ha detto nei video, insomma, ma c'è gente qua sopra, in GTA 5 non si vedeva gente che stava sulle balconate. In realtà c'è un posto, o più di un posto, dove la gente era sulle balconate, quindi voglio dire, non è niente di nuovo. Non lo so, questo video sarà deludente perché a quanto pare vi sto smentendo tutte le fantasie e cose sorprendenti che hanno visto gli altri in questo trailer. Ma in realtà per me non c'è nulla di... Oh, vabbè, cosa c'è di nuovo sicuramente. Però, diciamo, qui comunque ancora una volta con questo dodo che atterra sull'acqua, che in realtà si chiama Sea Dodo, Sea Dodo.
in inglese, ovvero dude che appunto va sull'acqua, che poi in italiano adesso non ricordo come l'hanno tradotto. Vabbè, in ogni caso, sempre qui vogliono far vedere non solo la trasparenza delle mesh, ma alla fine un grafico 3D, queste qua sono patatine, però anche l'effetto cloth, vestito, comunque. Insomma, del tessuto, effetto tessuto che ha questa bandiera che si sta trasportando. Tra l'altro, non sarebbe nemmeno realistica questa cosa, perché in realtà sì, sarebbe realistica, perché si potrebbe mettere su un foglio di plastica dove è trasparente qui e c'è questa scritta. Però, diciamo, è sempre un modo della Rockstar Games per far vedere, insomma, che il loro motore grafico sa fare cose incredibili, ma in realtà non è l'unico che sa fare queste cose incredibili. Quindi andiamo avanti. Ecco, forse vi ho detto. Ah, era qui. No, non si vede qui. Vabbè, comunque ci sono degli edifici. Allora, queste qua sono delle scatole, letteralmente. Delle box. Dove dentro ci hanno messo. Ci sono effettivamente degli oggetti fisici. Il problema è che questa cosa si può fare anche con la semplice texture, a profondità, ovvero, e tra l'altro senza duplicarla 50.000 volte. Vabbè, non vi sto a spiegare a livello grafico come si fa, però praticamente dentro, sì, questa cosa l'ho vista solo nell'Unreal Engine, ovvero che riescono a fare un portale, semplicemente. Anche Steam riesce a farlo con, ora non so, forse ha usato Unity. Comunque, cosa succede all'interno? Che mettono fisicamente degli oggetti, però non è esplorabile. C'è un cubo con dentro degli oggetti e un lato che è a specchio. Vabbè, comunque su tutti i lati a specchio. Vabbè, in ogni caso, cioè a specchio nel senso trasparente a vetro. Quindi che succede? Che tu da fuori riesci a vedere in 3D cosa c'è dentro, però non è esplorabile l'interno. Semplicemente un modello 3D che, insomma, tu lo vedi per dare l'effetto 3D del movimento, ma non, questo edificio non è esplorabile. Perché se noi vediamo se qua lo troviamo. Vabbè, innanzitutto qua tutti hanno questa pianta, quindi è un copia e incolla, praticamente. E niente. Vabbè, lo vediamo più avanti. Forse qui c'è qualche finestra uguale. Cioè, alla fine sono texture. Non c'è niente di esplorabile qua dentro. Altrettanto in questo. Qui si fanno vedere la fauna, quello che è, tutti questi animali che in realtà per un motore grafico è un semplice copia e incolla, insomma, dello stesso modello, vabbè, ovviamente. E niente, solo che magari hanno più di una. In realtà il movimento sarà lo stesso, però probabilmente hanno un pattern diverso. Vabbè. Comunque, sì, ci sono molti animali, però credo che anche in GTA 5, insomma, comunque. Quello che credo è che ci sarà un posto dedicato dove ci saranno tutti questi animali. Perché noi dobbiamo ragionare in spawn, ovvero lo spawn, letteralmente, ovvero il punto dove appaiono questi animali. E visto che comunque ne vedremo qualcuno in città, e visto che comunque ormai tutti con GTA Online sappiamo come vengono spawnate gli oggetti che ci appaiono dietro, quindi quando noi non saremo nel range visivo, tipo in un negozio potremmo trovarci questo, perché non vi potete immaginare realmente, non potete pensare realmente che questo coccodrillo potrebbe andarsene girando, farsi tutta la strada e arrivare in un centro abitato. Sarebbe sicuramente realistico, ma tecnicamente in realtà non avrebbe senso. Si potrebbe simulare che magari questo qui, ipotizziamo che questo qua c'è un'etichetta, no? Di tracciamento, possiamo effettivamente immaginare che magari questo qua viene teletrasportato nel punto di interesse e magari viene disegnata una rotta fittizia o ipotetica o la più rapida o comunque anche a zig zag, insomma, perché comunque un animale non è che ragiona più di tanto. E quindi poi ce lo ritroviamo nel centro cittadino e niente, e sappiamo che è questo animale che è partito, che ne so, dal punto X, che magari potrebbe essere proprio qui, e ce l'ho, e quindi poi lo ritroviamo in un supermercato affamato che cerca del cibo, possibilmente carne, pollame. Anche se dubito che mangerebbe pollame, visto che qua sarebbe una tavolata gigante dove poter acchiappare delle pietanze fresche, e non ci sarebbero tutti questi uccelli, insomma, fenicotteri.
ci fossero coccodrilli così tanti, tutti questi coccodrilli, cioè, qua già ne stanno due, non so che cosa fanno, forse fanno, cioè, vabbè. Quindi una volta che il coccodrillo è nel negozio, io quello che penso è che in questo gioco, in questo capitolo, così come lo erano le targhe, che erano numerate, univoche, anche se forse io ho il dubbio, forse qualcuna si ripeteva anche, che comunque le variabili insomma sono sempre quelle, vabbè. Credo che forse in questo Grand Theft Auto ogni personaggio sarà univoco. E quindi penso che una volta ucciso quel NPG o animale, forse non esisterà più. Quindi tecnicamente potremmo estinguere tutti questi animali. Non lo so. È un'ipotesi surreale in un videogioco, però se dovesse essere così, tanto di cappello. Dico questo perché comunque in Grand Theft Auto è possibile sta cosa, cioè diciamo non è surreale, perché comunque ci sono personaggi, ormai possiamo dire che tutto il mondo di gioco ha personaggi univoci, però effettivamente se si uccide un personaggio, poi semplicemente viene teletrasportato nell'ospedale e risuscita, insomma guarisce, anche se gli fai saltare la testa, diciamo, risuscita. E quindi, però, sento che in questo videogioco, in questo capitolo, alcuni NPC potrebbero essere univoci, insomma, potremmo scegliere se. Cioè, parlo proprio degli NPC che non fanno parte della storyline. Perché, per esempio, che abbiamo visto che più avanti si vede qui. Possiamo andare qui, non so. Tipo qua, che c'è questo qua, tutte queste live, queste dirette, no? Tipo quel personaggio, secondo me, è univoco. È impossibile riprodurre un personaggio caratteristico così, cioè nel senso duplicarlo e vederlo in altri posti, in altre aree. Quindi io penso che se quel personaggio viene, in questo caso scegliamo un altro perché è donna, poi questo video potrebbe diventare tutt'altro, per gli strike di YouTube. Mettiamo che questo personaggio muore in un incidente auto, per esempio. Ci sbattiamo contro, per sfortuna, e lui muore. Secondo me quel personaggio non esisterà più. Un NPG casuale, o comunque dove c'è scritto il nome, Hector Roller. E lui, per esempio, quel personaggio muore, magari quel personaggio non farebbe più questi video. È un'ipotesi, però sento che gli NPG, cioè o comunque i personaggi della serie, saranno univoci. È tipo quello là che poi si vede innaffiare nudo le cose, il suo giardino. Potrebbe avere un'unica vita, insomma. E non sette come i gatti o infinite come nei vecchi capitoli di GTA. Quindi qui cosa vediamo? Sì, tanti uccelli messi insieme. In realtà anche in GTA V, sulla spiaggia è possibile vedere uno stormo di uccelli che volano, di gabbiani che volano. Quindi voglio dire, tecnicamente non c'è nulla di nuovo, se non il fatto che magari si riesce ad aumentare, insomma, il numero di spawn di oggetti 3D animati che volano. Voglio dire, sì, non c'è niente di nuovo per me. E siamo qui, queste tre ragazze le vedete qui, ma poi le rivediamo. Quindi la varietà di NPG io la considererei sempre comunque limitata. Cioè, perché se, a meno che queste tre non sono delle VIP o delle brat, insomma, che poi passano, tra l'altro sarebbe in questa strada che ripassano, quindi voglio dire, forse queste tre ragazze vivono in questa spiaggia e quindi stanno sempre qui a fare avanti e dietro. Che cosa possiamo ammirare qui? Il fatto di, innanzitutto, questa ragazza, vediamo se no, vediamo se dobbiamo andare forse un po' più indietro. Questa ragazza c'ha lo stesso vestito, lo stesso body della ragazza bionda di GTA 5. Da qualche parte si è visto il logo, adesso non, cioè, vede dopo. Beh, in ogni caso qui sempre aerei, elicotteri, proprio per dire stiamo arrivando, insomma sta arrivando una bomba di capitolo. E ok, qua si percepisce meglio il fatto che questi NPG sono, cioè, ogni personaggio in questo gioco, ma anche le texture degli ombrelloni,
Insomma, ogni modello 3D, ogni oggetto 3D in questo, nella serie GTA ha sempre un colore solido, in questo caso è sul marrone puro, e che magari qui c'è un tatuaggio e basta, non c'è altro di diverso. L'ombelico sicuramente avrà fatto un piccolo rilievo all'interno, però non c'ha quelle linee o rigature, insomma, che danno rilievo e magari vanno a deformare la mesh, dandogli appunto la sensazione di realismo. Qui si può vedere dalle gambe bene, insomma, che comunque è liscio, nel senso è proprio, non si vede i pori della pelle, cioè non vedi quella cosa di, come ve lo faccio spiegare? Cioè, è una cosa che avrebbe senso tipo a questa persona, perché le persone, diciamo, africane hanno effettivamente la pelle proprio liscia, liscia, che può avere questo effetto di lucentezza, di riflesso, ma questa persona qui, il riflesso è lineare, è surreale. A meno che non si sia messa la crema, vabbè, visto che a quanto pare in questo gioco i liquidi creano effettivamente un effetto realistico. Vabbè, però cioè non si vede anche qui in me, cioè non si vede il segno, la profondità, ecco, della pelle, quindi è una semplicemente una mesh statica con una texture a colore unico e niente, che è stato giusto dato qualche effetto di. Ma di fotorealistico non c'è praticamente niente. Questo si vede proprio qua ancora meglio. Il riflesso speculare è proiettato su un oggetto texturizzato in modo, cioè, statico. Quindi niente di. Non c'è alcuna profondità di campo, cioè di rilievo. Non c'è alcun rilievo, profondità di rilievo. Quindi niente. Per quanto riguarda gli NPG che si fanno queste foto così, o questo spray, io penso che queste qua sono cose che vedremo talmente sempre che non ci sembreranno più cose uniche. Tipo anche in GTA V ci sono cose, insomma, che si vedono sempre. Mi ricordo la scena in cui c'è una ragazza che passa davanti all'auto di Franklin o Michael mentre apre il tettuccio, ma in realtà è una cosa che succede sempre. Quindi voglio dire, niente di. Sì, dà quella sensazione di realistico perché effettivamente l'NPG nota che sta succedendo qualcosa, ma voglio dire, anche questo qua, insomma, che si fa, che sta facendo il video, questo qua che sta ruzzando, voglio dire, sono cose che vedremo, magari se andiamo più in fondo ci sarà qualcun altro che fa la stessa cosa, quindi voglio dire, niente di speciale. Qualcuno ha notato che la sabbia effettivamente si alza bene. Questo mi fa pensare che come in GTA 4 potremo avere l'effetto del fumo, tipo quando si passa da sopra il fumo, il fumo si sposterà, cioè sarà soggetto ad effetto di movimento, di spostamento dell'aria. Cosa che in GTA 5 mi sa che non si vedeva molto o quasi mai, se non in particolari situazioni. Qui ci si era in missione o in posti particolari, insomma, in circostanze particolari. Gli ombrelloni ne vedo molti a terra, perciò nulla di nuovo, perché comunque in GTA 5 c'è anche già un altro posto dove comunque è popolato così, magari è solo un quadrato di popolazione, però comunque, voglio dire, anche lì c'è sempre attività notturna, ci sono degli NPC che fanno delle cose uniche, quindi voglio dire, non vedo nulla di nuovo, se non il fatto che magari qui ce ne sono un po' di più, però anche in GTA 5 comunque si vedono queste cose. Per quanto riguarda gli animali che seguono i personaggi, noi comunque dobbiamo sempre ragionare non in intelligenza artificiale, ma in cose scriptate. Perché io ho fatto un video dove ho mostrato, insomma, che comunque GTA 5 è già un mondo vasto. Mi era capitato di vedere un cane che era apparso così dal nulla, a un certo punto corre e va verso i padroni. Non so dove se n'era andato, ma era stato spawnato lì. A un certo punto si è andato verso i padroni, si è messo a correre. Era in un momento in cui il mio personaggio con cui stavo registrando si era avvicinato alla zona di triggeraggio, ovvero di attivazione, insomma,
dell'attenzione degli NPC, dove gli NPC interagiscono con il personaggio. Quindi, come questo personaggio si è avvicinato a una certa area, il cane si è comportato come se fosse un'intelligenza artificiale ed è corso verso i padroni, ma non, quindi, non è niente di realistico, cioè nel senso che è tutto scriptato. Quindi questo cane che sta correndo qua con questi due, parlando in termini di progettazione 3D, saranno sicuramente in un gruppo, cioè nel senso, sono raggruppati in un elemento, dove questi due corrono, cioè questi tre corrono insieme. Quindi questo qua segue il suo percorso, questo anche, però arriva a un certo punto dove vaniscono tutti e tre, perché il gruppo che contiene questi tre elementi che corrono, appunto, scompare completamente per intero, quindi spariscono tutti e tre. Quindi questo cane non sta seguendo questi due, ma semplicemente è la posizione, cioè semplicemente sono stati messi tutti e tre insieme, ma entrambi, tutti e tre, seguono un loro percorso indipendente. Semplicemente c'è uno script che prende questi due personaggi, che in realtà prende solo l'animazione di tutti questi tre elementi, le mette insieme, sceglie un personaggio a caso, magari c'è un flag che dice uno deve essere maschio e l'altro femmina, o viceversa, o comunque dà una priorità magari di probabilità che uno sia maschio e l'altro femmina, e l'altro è un pet, e li mette insieme e questi seguono il loro percorso. E quindi niente, si crea questa scena realistica, ma niente, anche questi tre forse sono in un gruppo, vengono richiamati da un script particolare, perché vedo che vanno tutti e tre insieme, e niente, insomma, camminano così a caso. Questi due sono scriptati sicuramente, cioè nel senso, sono anche questi due, hanno un loro richiamo specifico, cioè le animazioni mi riferisco, dove viene sempre scelto un maschio, una femmina ovviamente, non penso che la femmina vada a registrare un maschio che faccia questa cosa. Qui la stessa cosa. Quindi voglio dire, sono tutte cose che comunque, insomma, giocando poi GTA 6 diventeranno noiose. Quindi andiamo avanti prima che diventi questo video noioso. Qui ci sono queste tre barche che, vabbè, sappiamo, sono ispirate a un film. Sempre aereo, ovviamente. Possiamo notare che le nuvole effettivamente sembrano un po' più realistiche di GTA 5, hanno una sfumatura migliore. Però comunque, forse sono sempre nuvole che non sono raggiungibili. La cosa che io ho sempre odiato in Grand Theft Auto è che le nuvole non si possono raggiungere, o comunque se tu cerchi di raggiungere le nuvole, queste si dissolvono, cioè non sono modelli fisici che vengono proiettati qua, è solo scenografia. Quindi se tu con un velivolo vai qua, non riuscirai mai a raggiungere questa nuvola cambierà forma, non, cioè praticamente non ci potrai mai passare in mezzo e fare l'effetto vortice che si vede negli aerei, che si vede fare dagli aerei reali. Quindi questa è la cosa che mi ha sempre deluso per quanto riguarda le nuvole nel mondo di Grand Theft Auto. Quindi spero che almeno in questo capitolo queste nuvole siano veramente renderizzate e siano degli oggetti fisici, nel senso è una riproduzione fisica dell'engine e non qualcosa di astratto. In GTA San Andreas c'erano delle nuvole, non erano realistiche come queste, però comunque era possibile raggiungerle, però anche quelle si spostavano, erano delle mesh in 2D e che si muovevano in base alla telecamera del giocatore, quindi tu non le potevi mai trapassare. Quindi mi auguro che in GTA 5 possiamo trapassare le nuvole. Questo ovviamente è Lucia. Qui sempre vogliono far vedere la fisica di capelli, insomma. Questa scena io penso che sia il dopo festa, il dopo rapina praticamente, comunque un momento felice, cioè è una cutscene, non può mai essere una cosa che avviene, che si può fare a comando, ecco. Ma è una cosa preimpostata, insomma, che viene effettuata nel gioco. Anzi no, peggio ancora. Questa è proprio è una missione questa, perché questo qua, che molti hanno pensato che potesse star fotografando, insomma, dell'intelligenza artificiale, no, questo è evidentemente loro stanno registrando diciamo un TikTok, che probabilmente avrà a che fare con un proseguo della missione, dove poi verrà pubblicato per chissà quale, qualche cosa, qualche spot, di qualche
qualche programma che magari va in onda su un canale televisivo del gioco. Qui vediamo questo foro dove io mi divertirò sicuramente a passare in mezzo con gli aerei. Chissà, magari c'è anche, ne dubito, ma ci potrebbe essere, che ne so, anche un achievement del passaggio qui, tipo sotto i ponti o cose simili, ma non credo. In realtà non credo nemmeno che riesca a passare un aereo, forse sì, però non so. Mi piace molto il design di questo edificio, dovrebbe essere un museo, non mi ricordo cosa ho sentito. Cosa ha detto chi ci vive in questa città, ma per il design che ha, o è un club, un pub, oppure un museo, insomma, futuristico. Vabbè, in ogni caso mi piace questo design. Andiamo avanti. Sto notando gli orecchini che non si muovono. Vabbè. Qui vediamo questo video. Questo trailer è talmente veloce che anche è messo a velocità ridotta e sembra più veloce di quando lo vedi a velocità normale rispetto magari ai trailer di GTA 5 dove ti faceva scendere il latte quando lo vedevi, ma questo va veramente veloce. Ovviamente è inutile che vi sto a dire che anche questo posto è realistico. Vabbè, a noi non ci interessa vedere i dettagli qua, ma ci interessa fare un'analisi diversa da quella che hanno fatto gli altri. Questo è il solito elicottero della polizia che la Rockstar ci mette sempre davanti. Notate questo uccello qui, sembra che la telecamera vada a seguire proprio quell'uccello. Voi ci fate caso, vedete il mouse rimane proprio in direzione di quell'uccello, quindi non so. Qua Mickey Train Monday, qualcuno dice ma è un evento del martedì, non so che cosa. Qualcuno qui è riuscito a leggere delle città dove sarà ambientato questo evento. Io in realtà ho provato, non riesco a leggere niente. Vabbè, Make It Rain Monday. Vabbè, il lunedì. Poi ci sono dei soldi. Questa cosa mi sa che non ha detto a nessuno. Ma penso che comunque qua possiamo vedere molti soldi. Quindi qua sicuramente è lunedì. E penso che è semplicemente un evento, insomma, che succede qui ogni lunedì, insomma, ma secondo me è semplicemente il giorno di apertura del pub, ma niente di speciale, dove magari insomma buttano soldi sulle spogliarelliste o ballerine, insomma, perché comunque non si spogliano, anche se si chiamano così, però vabbè, quindi semplicemente un giorno ricorrente del pub. Ora non ricordo che cosa dicevano gli altri, però non credo che si potrà fare qualcosa di speciale. Il lunedì, cioè, nel senso, a parte buttare soldi, penso che sarà un evento, qualcosa che poi a lungo andare nel gioco diventerà anche questa una cosa noiosa del lunedì. Qua, perciò, quello che secondo me la Rockstar Games voleva far vedere era semplicemente la fisica dei fuochi e dei soldi. Qua la gente ha detto, ma vedi, si vede il coso qua, l'usura della pelle, perché questo qua succede solo a livello chimico, la pelle diventa così, uno ha avuto a che fare con la chimica. Anche qui è solo una texture, però anche qua se noi vediamo le labbra, in realtà la mesh qui è liscia, tutto il corpo di questo qua è liscio, cioè il colore base della pelle è un colore solido. Solo che poi magari mettono quella texture in più per dare il rilievo, ma di realistico non c'è niente perché la pelle umana vera non ha un colore uniforme, cioè nel senso non si vedono i pori della pelle. Forse questo sì perché è un primo piano, quindi insomma la Rockstar ha scelto dei personaggi insomma che poteva vedere meglio il dettaglio facciale, però il resto del corpo è tutto liscio. Questo qua è un personaggio visto in una banda, nelle bande di GTA San Andreas, dove Carl Johnson si allia. Qualcuno ha detto che invece è un'altra cosa, ma in realtà no, è di San Andreas questo qua. Ha a che fare con il mondo di GTA San Andreas. Dobbiamo un attimo analizzare le catene qui, che per me sono proprio attaccate al corpo, quindi andiamo avanti. Qua la fisica è mancata. Questo panorama a me piace perché insomma, si vedono le luci, è molto nitido. Forse sarà l'unica scena molto a rallentatore. Perché quelle, il resto delle scene che sono molto veloci, i frame vanno proprio a perdita di vista d'occhio. Sicuramente l'hanno girato a 30 frame per secondo. Però questa vista è molto bella. Da qui sarebbe
carino stazionare effettivamente con un elicottero immancabile, ma vedersi il panorama intorno sarà molto scenografico, mi piace molto. Questo yacht effettivamente si muove, quindi secondo me non sarà guidabile. O comunque sarà come in GTA 5, quindi voglio dire, qualcuno ha detto, ma io voglio, spero che si può guidare lo yacht, ma in realtà si può fare anche in GTA 5 con il sottomarino, quindi non, se lo vuoi fare vai in GTA 5. Se non voglio aspettare GTA 6, però sicuramente sarebbe stupido fare dei passi indietro, quindi tipo non poter guidare nemmeno i sottomarini, quindi mi auguro che effettivamente si può guidare anche lo yacht. Ma questo qui è sicuramente criptato, cioè non so se avrà dentro effettivamente un autista o un marinaio, diciamo, se dovrebbe chiamare così. Se ha un marinaio e che se uccidendolo la nave si ferma e ne possiamo prendere il controllo, non penso sia possibile questo, però già il fatto che si muove è più che sufficiente per dare insomma vita al mondo insomma di gioco. Ma da notare anche lo sfondo delle nuvole, però tutto questo cielo così, vabbè, forse anche nella realtà potrebbe avere lo stesso effetto, però si vede perfettamente che questo è un dome, ovvero cupola in italiano, dove è palmato il cielo, quindi perché come in GTA 5 d'altronde, proprio perché si vede che tra anche magari la telecamera che hanno usato, hanno messo l'impostazione fisheye, ovvero a occhio di pesce, grandangolo, e quindi magari c'è questo effetto curvo, però insomma mi dà sensazione di limite questo mondo curvo, questo cielo curvo, quindi ho il dubbio che queste nuvole non si possono raggiungere con un velivolo, ahimè, perché tra queste nuvole il cielo non si vede la profondità di campo, quindi queste nuvole stanno letteralmente appiccicate al cielo, insomma, a ciò che crea il cielo. Ahimè, quindi andiamo avanti. Ah, visto che qualcuno voleva parlare di popolazione della mappa, qua chi ha fatto il video dei posti reali perché ci vive in questa città, ha mostrato che qua in realtà questa strada è molto più trafficata. Qua diciamo è molto sparpagliato il traffico, però a quanto pare effettivamente da questo lato ce ne sono molte più di auto rispetto a questo, che vanno verso le... anzi, in realtà qua ce ne sono di più, però mi sembra come se ce ne sono molte di più qua. Perché nei video che ha mostrato lui, questa strada è letteralmente, cioè, c'è traffico qua, cioè nel senso non si può camminare. Questi due passaggi sono bloccati, cioè intasati. Quindi c'è una fila di macchine tutto lungo questa strada. Cosa che qua non si vede, però comunque ci sono effettivamente più auto qui e qualcuna qui in realtà sono poche. Queste qua sono luci dell'edificio, quindi sembra più trafficata questa di destra adesso. Vabbè, qui possiamo vedere c'è qualche luce accesa e a quanto pare sono gli unici, forse anche qui c'è qualcosa, ma sono gli unici tre balconi con degli oggetti dentro, sopra in realtà. E quindi però comunque sempre non sono esplosi, nel senso non puoi entrare nell'edificio, andare qua. L'unica cosa che puoi fare per arrivare qui è o con il jetpack, che dubito che si sarà a portata di mano, e altrimenti lanciarsi con il paracadute. Poi qua c'è un terrazzo, ma semplicemente può atterrare anche con qualcosa qua sopra sul terrazzo e poi scendere qui saltando. Vabbè, andiamo avanti. Comunque sicuramente qua l'illuminazione è stata migliorata molto, e io penso che loro, la Rockstar Games, voleva proprio evidenziare questo. Le auto sono fisiche e non fittizie, insomma, come in GTA 5 dove si vedevano solo i puntini luce. E qui io volevo arrivare proprio in questa scena dove secondo me si vedono ben tre personaggi noti. In realtà direi che sono sei, come questo gruppetto di ragazze che abbiamo visto alla spiaggia. Ora le ritroviamo qui. La spiaggia, se non sbaglio, dovrebbe trovarsi sulla destra. Solo che siccome è notte e non ci si va a fare il bagno, loro si sono trasferiti qui e si trovano insomma a passeggiare da qua. E c'è questo ragazzo con il camaleonte, ma non sarà il camaleonte ad andare sulla spalla del personaggio. Cioè, nel senso, non è possibile fare amicizia con un animale, cioè non è intelligenza artificiale, semplicemente che questo personaggio nel suo gruppo di oggetti 3D
è incluso questo camaleonte, quindi questo qua verrà spawnato così a caso sopra di lui. Ma cioè non è che domani, nel giorno successivo, vi trovate un gatto o qualche altro animale vicino. Questo qua, questo personaggio, è fatto che deve avere il camaleonte, quindi io non so cosa ci vedono le persone questo personaggio, ma io ci vedo semplicemente un NPC con un suo camaleonte, insomma, che usa per così fare soldi. Vabbè, ma non era questo che ci interessava. A noi interessava vedere i personaggi qua. Da questa auto, che è la città che ben tutti noi conosciamo, tra l'altro ha una targa personalizzata. Questo mi fa pensare che dà conferma, insomma, alla mia ipotesi, rafforza la mia ipotesi, ovvero che questo qui è Lamar, e questo qua è Franklin, perché se li mettiamo bene, Franklin effettivamente, forse anche in GTA 5 si è visto con questo. È possibile mettere questa barba a Franklin e questi occhiali e questo abbigliamento. Lamar ovviamente anche qua la mano e il cappello, cioè sono lui. Poi sono amici, quindi ci sta che escono insieme da una supercar. Tra l'altro, l'uscita di Lamar dal veicolo mi ricorda anche una scena vista in un videogioco, che tra l'altro dovrebbe essere Fast and Furious. Sì, hanno fatto un videogioco, e dove in una missione si ha a che fare con lui, insomma, fa un'apparizione. E poi qui c'è Leslie, insomma, Lance Vance, che appunto cammina, insomma, da questa strada, ci sta che sia lui. Ma in realtà in GTA San Andreas c'era qualcuno simile, che doveva essere la riproduzione di Elvis Presley. E quindi questo è dubbio, però in realtà potrebbe benissimo essere Lance Vance. E la famosa auto, che a quanto pare anche nella realtà esiste veramente. Ecco perché esiste in questo gioco, a partire da Vice City. Perché nella realtà esiste veramente. Quindi questo hotel, poi tra l'altro, è diventato molto più popolato, quindi sicuramente vedremo gente entrare dentro. In realtà anche in Vice City mi è sembrato di vedere gente, insomma, un tavolo. Vabbè, in ogni caso sicuramente sarà molto più popolata adesso. Tra l'altro, se non mi sbaglio, da queste zone doveva starci il famoso palazzo, dove la notte era possibile vedere il disegno di un fallo, di un pene. Le finestrelle illuminate disegnavano quello, che tra l'altro poi spostava pure. Quindi sono curioso di capire se è possibile, se si vedrà anche qui quel easter egg. E a proposito di easter egg, dobbiamo fare attenzione, cioè bisognerebbe anche andare a controllare se c'è ancora quella finestra aperta con dentro l'uovo di Pasqua. In Vice City c'era un edificio dove era possibile entrare in una parete invisibile, e dentro c'era l'uovo di Pasqua. In realtà invece vediamo cosa c'è qui dentro. C'è una TV accesa, ma ricordiamoci che questo è un hotel dove in Vice City era possibile entrare, quindi non mi stupirei se effettivamente queste camere, questo hotel, sia effettivamente un edificio esplorabile. Ma in ogni caso, a me mi dà molta la sensazione di essere anch'esso un interior, un incubico, dove dentro gli hanno messo semplicemente degli oggetti 3D per dare l'effetto 3D. All'inizio avevo menzionato l'Unreal Engine, dove loro praticamente riuscivano con un portale che praticamente era disegnato in un altro posto, cioè fisicamente era in un altro posto, però tu, attraversando questo portale, potevi entrarci. Quindi che succede? Che noi, quando usciranno le mod per spostarci, insomma, volare, diciamo, se noi dovessimo superare questa finestra, non troveremo questo interior, ma troveremo l'edificio vuoto, come in GTA 5, insomma. Beh, in ogni videogioco dove tu cerchi di superare una parete, trovi l'interno che in realtà è vuoto, oppure semplicemente effettivamente potremo entrarci e troveremo questa stanza, che però sarà chiusa, non avrà nessuna porta dove poter uscire o cose così. Quindi niente, quindi due sono le ipotesi: o sarà semplicemente questa è un'immagine di un portale, dove questa stanza fisicamente locata in un altro posto, tipo nell'event, il famoso event di GTA San Andreas, dove
vedevi tutto insomma celeste o blu, insomma, oppure comunque insomma entrambi erano sotto la mappa, quindi o sarà sotto la mappa oppure fisicamente effettivamente qui tu ci passi attraverso, insomma, e vedi questo qua, ma non sarà sicuramente esplorabile insomma in via regolare, insomma entrando nell'hotel e aprendo la porta qui non si può, perché comunque questo qui è lo stesso di sopra. È un copia e incolla, quindi voglio dire, solo che qui la TV è spenta e magari non si vedono i quadri perché c'è la luce spenta o c'è la tenda. Però per farvi capire che appunto non saranno esplorabili come qualcuno pensa gli edifici, perché rendere tutto il mondo, tutti gli edifici fisicamente esplorabili appesantirebbe molto il gioco, seppure comunque la scheda grafica, le schede grafiche lavorano in un certo modo, nel senso che mettiamo che dentro questo edificio ci sono veramente dei modelli 3D esplorabili, che però la scheda grafica in questo momento non li sta renderizzando, perché comunque non ce li abbiamo a vista. Però comunque li deve tenere sempre in memoria, perché comunque poi se quando la telecamera del giocatore insomma entra qui e va a vedere questi modelli, questi devono essere già pronti per poter essere renderizzati, cioè, le texture devono essere già pronte per poter apparire nella vista della telecamera, nel cono della telecamera. Quindi no, non è impossibile poter rendere tutti gli edifici esplorabili. Qualcuno ha parlato del 90% che è surreale, quindi mi dispiace per chi stava sognando. Questa a quanto pare sarà una VG che esiste veramente. Qua non vedo niente di che, niente di speciale. No, questa qua che sta con un ventaglio, insomma, però di fisica non c'è niente. E questo qua sembra preso da un mio video, perché praticamente io nel video che ho fatto, video dedica che ho fatto a GTA 5, ero con questo velivolo, dove però andavo verso sopra e poi si vedeva il sole che era riflesso, insomma, e mi affacciavo sul mare, quindi praticamente questa è la scena è identica, è simile, per non dire identica. Qualcuno ha detto, oh, il dirigibile. Questo non è un dirigibile, non so se sarà guidabile, ma questo è un pallone aerostatico, quindi non sarà guidabile, perché se fosse un dirigibile non sarebbe così. Questo invece sta già fluttuando nell'aria, quindi è un pallone aerostatico che forse usavano per le letture meteorologiche. Vabbè, in ogni caso non penso che questo sarà guidabile, ma sicuramente distruttibile per il piscio di chi non sa che fare e vuole andare a far scoppiare questo pallone di elio. I ponti qua, qualcuno ha detto, veramente questo sarà un ponte per tanto, però rimarrà sempre così. Qualcuno ha detto un ponte in costruzione, in realtà chi vive in questa città ha detto che questo è un ponte vecchio che non viene più utilizzato. Forse perché si ruppe, insomma, vabbè, in ogni caso ne hanno fatto una a due corsie e quindi a due corsie, più di due corsie, a due strade. E quindi questo qua rimarrà sempre così, non verrà ricostruito in GTA 6, sì, questo deve essere chiaro. Però mi immagino già con un veicolo andare su questa strada, insomma, è molto carino poter sprecciare. Questa è simile alla strada che porta a Fort Zancudo, la base militare. Qui c'è un altro ponte, tra l'altro, che porta in una zona che forse nella realtà non esiste. E niente, qui possiamo notare che il fondale è molto più pieno di alghe o comunque vegetazione marina. Quindi sì, sicuramente questo gioco è pieno di dettagli rispetto a GTA, sì, rispetto a GTA 5, però comunque di differenze non ce ne sono molte, sia a livello grafico che a livello generale dell'ambientazione. Se io dovessi vedere questo gioco, cioè questo fotogramma proprio, mi viene da dire sempre che è come GTA 5, cioè diciamo non hanno. Perché ripeto, questo è un gioco fittizio, cioè una riproduzione fittizia dell'America, quindi più di così non si può migliorare a livello di fotorealismo. Anche qua gli alberi, a parte che qua sembra proprio che questo è in 2D, cioè, però comunque il fogliame non è realistico, cioè non è fotorealistico, quindi voglio dire sono alberi messi là, insomma, con texturizzati e niente.
Io qua non riesco a vedere bene l'effetto trasparenza, perché tipo da questi dovrebbe almeno trapassare un po' di luce. Invece questi sono tipo di cotton fioc. Sono letteralmente dei cotton fioc, insomma, che delle palline di cotton fioc da cui passa, c'è solo il ritaglio, quindi il resto è tutto pieno dentro. È troppo. O perché sono delle texture messe a quadra a croce, viste da lontano, oppure perché è proprio folto l'albero, però non mi danno di realismo, cioè sono finti per me. Cioè, si vede che cioè non sono realistici. Ma è bello vedere questa nave container, insomma, che diciamo che in questo GTA ci sono molte navi di grande stazza che si muovono rispetto a GTA 5, dove le vedevamo sempre ferme. Ora non so se sarà possibile farle esplodere o saranno come i treni, o saranno come i treni che non si possono fermare. Questo per farvi capire, a proposito di treni, che tipo quando con Trevor siamo riusciti a far deragliare un treno, in realtà abbiamo visto che era solo una questione di una missione, ma in realtà è brutto che poi magari nel gameplay, nel free mode, non puoi far deragliare un treno. Cioè, ti toglie quel gusto di giocare perché dici che cavolo, hanno fatto vedere così, però poi non lo puoi fare. O tipo come rompere i muri, che si può fare solo in una missione, però poi nella realtà, se ritorni in quel muro, forse solo quel muro si rompe, però gli altri no. Questa cosa toglie. Quella cosa di realismo e niente, ti toglie il piacere di giocare nel single player. Andiamo avanti. E qui è un'altra scena dove le persone tutto hanno visto tranne, vabbè, hanno visto anche la fisica dei capelli, però tra l'altro qui, a parte che c'è stato un bug. Vedete il seno qui, sembra che viene tirato avanti così a caso, a dimostrazione che a quanto pare questa scena, vabbè, questa scena è stata, non è frutto di Motion capture. ma di animazione per mano umana, cioè manuale. In ogni caso la fisica dei capelli è migliorata tantissimo, però si vede sempre che i capelli sono finti, cioè sono di un videogioco, nel senso. Non hanno un fotorealismo. A me sta bene così perché comunque è un gioco che rappresenta, cioè un fittizio, insomma, una parodia, quindi ci sta del mondo reale, una parodia del mondo reale, quindi ci sta. Qui si vede meglio questa cosa che io dico delle mesh che sono. Questa qua addirittura c'è proprio tutta liscia la pelle, non c'ha nemmeno dei rilievi, c'ha solo qualche nio, ma questo qua addirittura sembra che ha un rientro come rilievo piuttosto che una fuoriuscita, quindi niente. Poi questi due NPG, se notate, questa ragazza, questa signora, sta guardando sì la telecamera, perché evidentemente qua per puro caso si trova o la telecamera di gioco di un personaggio principale oppure l'hanno semplicemente fatta in 3D. E poi c'è questo NPG che l'hanno lasciato al naturale, che però non nota che questa signora, che la sua amica sta guardando qui, e di questa persona non si gira verso dove sta guardando questa persona, ma continua a guardare questa persona perché l'intelligenza artificiale non è un'intelligenza, è semplicemente una cosa scriptata. Questo poi mi sembra lo stesso signore che sta sulla nave, dove vabbè, lo vedremo dopo. Poi qualcuno qua ha detto che questa poteva essere Tracy. Oddio. Scioccato. Questo NS, io ho trovato dei file di gioco dove era possibile indossare questi. Non dico, forse non ricordo se è proprio questo, però comunque c'è questo marchio. L'hanno aggiunto sicuramente di recente, con qualche ultimo DLC di GTA 5, GTA Online. Quindi, se qualcuno dice, ha detto e ritornerà NS, SN69, in realtà esiste già in GTA 5. E quindi niente quello. Quindi questo NPG continua a guardare questa signora. Vai. E mi hanno detto che chi ha fatto il video delle scene reali ha detto che praticamente esiste veramente. Sta scritto. Vabbè. Qua c'è una torre radar che però è ferma. E quindi qui sicuramente c'è un aeroporto. Forse sarà quello che c'è anche in Vice City. Vecchio, dove c'era una torre radar che era ferma. Non so perché la tengono ferma, però. Boh.
È ferma, quella tollerata. Questo è il signore che prima stava sul terrazzo, probabilmente anche qui la fisica vogliono mostrare. Qua l'acqua, la fisica dell'acqua che cade, però vedi, si vede che è una grafica 3D, cioè è grafica, è un videogioco. Voglio provare a vedere se si bagna, sì, vabbè. Qua è inutile commentare tutti questi frame che ci saranno adesso, perché sono tutte riproduzioni di mondi reali. Quello che possiamo commentare è questo qua, che o è GTA Online. Qualcuno ha detto, ha azzardato a dire GTA Online 2. Non dubito che si chiamerà 2. Semplicemente sarà sempre GTA Online, però forse giocabile da GTA 6 avrà altri server. Perché sarebbe complicato. Cioè, in realtà non è complicato, niente è complicato. Tutto è possibile. Però mergere la mappa di GTA 6 con quella di GTA 5 sarebbe un po' questa cosa l'ha fatta la Electronic Arts, la EA Games, con Need for Speed World, e ha messo insieme un po' tutti i mondi per fare un'unica mappa dove è possibile gareggiare, però alla fine non l'hanno più curato molto più di tanto. Alla fine gli eventi che facevano erano molto morti, e quindi diciamo non... Il suo destino è stato che hanno chiuso i server. E tra l'altro, quelle cattive pe persone non hanno mai tradotto il gioco in italiano. Io, quando gli ho chiesto a uno sviluppatore il motivo, mi ha detto: ma il mercato italiano è poco soddisfacente, nel senso non era molto. Loro per mercato intendono le persone. Per loro noi siamo il mercato. Ed è così, noi siamo un numero, quindi per loro il numero degli italiani che avrebbe acquistato, giocato il gioco, che giocava il gioco, era limitato. Loro comunque effettivamente vedono gli indirizzi IP da dove provengono tutte le connessioni, quindi hanno fatto le statistiche, hanno detto non serve tradurre il gioco in italiano. Alla fine l'hanno chiuso proprio perché secondo me non sono stati loro capaci di spingere quel prodotto. Però secondo me GTA... In realtà il problema è proprio questo, che cosa succede? Che quando esce un nuovo capitolo, poi come si fa a includere quella mappa nel capitolo precedente? Quindi non credo che riusciranno, che si potrà mergere GTA Online di GTA 5 con i server di GTA 6, però probabilmente si chiamerà sempre GTA Online. Chiamarlo GTA Online 2 sarebbe difoso. Lo devo dire, non avrebbe senso chiamarlo così. Quindi queste cose sicuramente si vedranno in GTA Online. Non penso che ci saranno NPG che hanno un proprio account e dove noi potremo iscriverci o comunque iniziare a seguire. Che poi, tra l'altro, i nomi che hanno usato qua sono nomi per sono messaggi subliminali, cioè nel senso riferimenti, sono easter egg al gioco stesso, fine a se stesso, cioè nel senso. Evanes Vice Day significa hai un nice day, cioè nel senso hai una giornata divertente. Non avrebbe senso nemmeno fare un account con questo nome, cioè nel senso è un nome che dura per un solo video. Vabbè, possono fare un account con questo nome dove fanno vedere video sempre nice, sempre video divertenti dove qualcuno se la spassa, però alla fine sono tutti riferimenti a se stesso, al gioco stesso, non ci sono i riferimenti, ossia al cazzo di cane, cioè alla cavolo, sono tutti riferimenti al gioco stesso, quindi è ambientato in Vice City, quindi Eva Vice Day, cioè hai un... che la riproduce, cioè loro dicono hai una giornata divertente, però... Con il nome di Vice, perché è ambientato in Vice City, cioè lo dicono palese. Vabbè. E poi, tra l'altro, VI5, cioè numero 6 romano, sarebbe stato strano, insomma, ambientarlo in un altro mondo, quindi in un'altra città. Quindi V potrebbe dire di GTA Day, potrebbe dire che sta per Vice City. Quindi questo V effettivamente potrebbe sia essere un 6 che anche non esserlo. Potrebbe essere tipo un V di Vice City, anche se dovrebbe essere VC, però VC
esiste già, quindi non avrebbe senso chiamare Grand Theft Auto VC, quindi V per Vice. Quindi non Vice City, ma Vice. Grand Theft Auto Vice. Vice City. Andiamo avanti. Oh, vabbè, sapete già, queste ragazze poi si vedono dopo, giù. Ma parliamo dei raduni. Questi raduni, come in GTA V, potrebbero essere occasionali o comunque è un evento che si può ritrovare in gioco casualmente. Bisogna analizzarla bene questa scena. Ma si potrebbe riprodurre in GTA Online. Perché non può essere una scena casuale, come succede in GTA V, che ci sono quei personaggi casuali, insomma, che tu trovi. Quindi no, non troveremo mai dei raduni per strada in GTA 6, perché mi viene da ridere pensare che qualche giocatore è pazzo, ma in realtà nessuno è pazzo, comunque si sa, è un videogioco, quindi farlo, si sa che è un videogioco. Però ipotizziamo che qualcuno lancia un razzo qui, significa che se noi andiamo nella scena successiva, a parte che questo qua qui hanno tagliato perché questo qua se ne sta andando sulla macchina, ma vabbè, in realtà si è fermato. Significherebbe che noi, tra l'altro, qui dovremmo vederci scendere un razzo e esplodere. Quindi qua in Zaza Nage avrà, in realtà non avrebbe più potuto pubblicarlo, a meno che non era in diretta. È in diretta perché ci sono i cuori. Praticamente si vedrebbe un razzo far esplodere tutto. Quindi questa è una cosa possibile solo in GTA Online o durante una missione. Questa scena mi fa ripensare a quando c'era Lucia, ma permettetemi di chiamarla Lucia perché secondo me il nome suo è italiano e non, perché se fosse inglese americano sarebbe Lucy con la Y e non Lucia. Quindi Lucia è una ragazza italiana, poi vedrete che sarà cosa. Oppure, se non è italiana, comunque ha la pelle scura, sarà messicana brasiliana, insomma spagnola, insomma di quei paesi dove usano il nome Lucia, è pronunciato proprio così. Però da come lo pronuncia sembra come se voleva dire Lucia, perché comunque anche il nome italiano lo pronunciano Lucia anziché Lucia, quindi potrebbe essere italiana, ma sicuramente è europea come persona. Lucia, Lucia, vabbè. Quando lei stava sulla macchina, seduta sulla spalliera del sedile, che poi veniva ripresa, mi fa pensare che semplicemente, perché quel personaggio lì che stava registrando, chi può essere? Può essere sempre Zaza Najet, che magari. Aspetta, che poi in realtà non è Zaza Najet, aspettate un attimo. Vabbè, chiunque sta registrando, insomma, cioè perché ci sono queste scene dove, capito? Quello che voglio dire, perché cioè dovevano finire questi video, in quale situazione o circostanza vengono fatti, perché tipo anche in GTA 5 c'era una missione dove noi facevamo il video, dovevamo catturare delle foto di una ragazza che veniva insomma scopata, e quindi voglio dire, però alla fine era fine a se stesso, fine alla missione, quindi voglio dire non c'è. Cioè, o è GTA Online dove tipo la parodia di Instagram che è Snapmatic, che in realtà è la parodia di Snapchat, vabbè, e o verrà messo su Snapmatic oppure non so dove, nel senso perché voglio capire perché fanno queste. Andiamo avanti tanto comunque. Il perché di queste. Forse dobbiamo ritornare indietro. Voglio capire il perché di la circostanza in cui si verifica una scena del genere. Come anche io penso che questa scena è simile a quella dove vedevamo Lucia che veniva ripresa. Quindi fanno parte di una missione o di una sottomissione, di una missione secondaria, di un evento così per passatempo, tipo posare per uno show televisivo. Siccome ci sono molte applicazioni sul telefono dove tu ti devi scegliere dell'abbigliamento che poi lo devi confrontare con un rivale virtuale e insomma ottenere il massimo dei punti. Questo sembra la stessa cosa. Cioè, questo raduno alla fine si trasformerà in una gara clandestina oppure rimarrà fino a se stesso dove stanno queste ragazze che ballano e poi vengono pubblicate per uno show? E questo è il discorso. La stessa cosa vale per il video fatto che il Cristiano là sulla macchina, che la persona là sulla macchina faceva a Lucia, quindi. Oh.
Quindi sicuramente questo non ha a che fare con o con delle missioni di gioco o con GTA Online, ma sempre che hanno a che fare con una cosa criptata e non che succede in via naturale o così a caso, come succede quando si trovano i personaggi stanti. Tipo, è possibile trovare in GTA 5 una scena di una rapina, dove per puro caso, per chissà quale motivo, i rapinatori sono a terra morti, però resuscitano quando tu ti avvicini e rubi la borsa con i soldi. E succede qua, cioè, quindi io non credo che si potrà trovare una scena così come in quel caso, perché qua abbiamo una situazione diversa, perché c'è qualcuno che registra, che poi va a pubblicare il video, e va a pubblicare il video in live o comunque da qualche parte. Quindi quello che io penso, cioè, sempre l'ipotesi di qualcuno che fa esplodere tutto, come si dovrebbero comportare poi gli NPC, nel vedere in diretta che arriva un missile? Quindi, è una cosa che si può riprodurre solo in GTA Online. Quindi, niente, andiamo avanti. Qua è una telecamera. Qualcuno ha detto ci si potrà hackerare le telecamere del gioco, dei negozi. E tra l'altro questo sembra, che ne so, complice, non lo so, il coccodrillo. Non sto scherzando. Però è strano il modo in cui lo guarda il coccodrillo. E tra l'altro questa scena va vista un po' da... Vabbè, inizio proprio da qua. Il coccodrillo è già dentro. Vabbè, hackerare le telecamere. Aspetta che qui c'è questo qui che sta... Ah, ora si accorge il coccodrillo. E qua qualcuno ha detto, ma gli oggetti sono fisici, qua tutto fisico. Ma in realtà queste cose si vedono anche in GTA 5. Io non capisco, la gente è rimasta bloccata da qualcosa che ha già visto. Quindi la Rockstar Games è riuscita, insomma, a riprodurre qualcosa di vecchio facendolo sembrare nuovo. Quindi per questo gli faccio i complimenti. Ma in realtà è sempre forse ha giovato molto il fatto che abbiamo aspettato molto tempo, che nessuno più giocava a modalità singola, e quindi nessuno più esplorava i negozi, se non in GTA Online per fare rapinare la cassa. Però era fine a se stesso, tu vedevi solo la cassa, i soldi che uscivano così a caso o che ti dava la busta. Però nessuno si è fermato a vedere che comunque anche in GTA 5 e in GTA Online ci sono gli oggetti 3D, dei prodotti vendibili. Tra l'altro, se li sparavi, si rompevano. Quindi, voglio dire, io non capisco perché, come facciano le persone a vedere cose nuove qua dentro, se io vedo cose che già esistono, cioè già viste in GTA 5 perlomeno. E quindi, vabbè, niente, hackerare le telecamere, l'abbiamo già visto in GTA 5, ma durante le missioni. Quindi tecnicamente hackerare le telecamere si potrebbe fare solo se implementano delle centrali di telecamere, come quando si va ad hackerare la centrale per il colpo a Caio Perico. Quindi, se magari, cioè, per la città dovrebbero starci tutte queste centrali, quindi sarebbe un casino. Perché tipo questo negozio dovrebbe avere la sua centrale, un altro negozio altrettanto. Metti che ci sono anche telecamere sparse per la città, tu dovessi trovare una città della zona locale e hackerare, un casino. Quindi secondo me è possibile solo in una missione hackerare le telecamere. Però no, niente. Questo la body cam, body 3 per... Tra l'altro questo è il simbolo di Portal, New Lab, come si chiama lui, Open Lab. Quindi hanno copiato. Qua poi qualcuno ha detto che questo e ciò di Franklin. Evidentemente molte persone non conoscono che ogni attente al cane ha l'immagine di un cane specifico. Che se tu c'hai un pastore tedesco, non vai a mettere il bulldog, il pitbull, ma vai a mettere il bulldog, cioè no, il pastore tedesco. Quindi questo qua non è ciò, ma è semplicemente un easter egg a ciò, ma non è ciò. E quindi, come questo, ne troveremo tanti altri, ma con l'immagine di un cane diverso. Ma il fatto che siamo della polizia, perché vi ho anticipato quello che sto per dire, si vocifera che Jason sarà un ex poliziotto, quindi questa body cam potrebbe essere proprio
sua. Qualcuno però dice che ci ha visto la pelle bianca e quindi è Jason. Potrebbe essere Jason, effettivamente. Comunque, il problema è un altro qui. Se interpretiamo Jason, siamo nei panni di Jason, perché dovremmo avere la visuale di una bodycam? Quindi questa è un'altra missione dove semplicemente sono state hackerate le telecamere della bodycam. Questa evidentemente è una missione per vedere dove vanno i poliziotti, insomma, sicuramente ci sarà una missione successiva dove il nostro compito sarà entrare in questo edificio e quindi fare quello che dobbiamo fare. Quindi questa bodycam ci permette, hackerata, ci permette di vedere dove, co come fare, perché non mi sembra che sia la bodycam di un personaggio che noi potremmo giocare. Non avrebbe senso. Quindi semplicemente questa, oppure questa è una registrazione, insomma, che di una missione, insomma, che viene mostrata durante una missione a un personaggio giocabile. Quindi perché dice pensava che fosse, quindi perché pensava che fosse la telecamera di Jason? Secondo me no. Possiamo vedere l'orario, le 23, cioè alle 11 di no, quasi a mezzanotte dell'8/4. Aspettate, qua c'è una data, considerando che mettono, che gli inglesi mettono prima il mese dopo il giorno, potrebbe essere effettivamente settembre, il 4 settembre o l'8 aprile. In effetti la Rockstar ha fatto aprire, ha fatto uscire i videogio i capitoli di GTA 5, i capitoli di GTA sempre nel periodo di primavera, quindi aprile ci sta, ma anche settembre, perché dobbiamo considerare che la Rockstar Games ama rimandare l'uscita dei videogiochi, quindi sono entrambe le date. Qui vogliono far vedere che l'acqua fa splash, ma l'abbiamo già visto quando hanno tirato il coccodrillo. Mi piace il riflesso che effettivamente è come specchio, come nella realtà. Anche qui vediamo un po' di fischia per i capelli, ma forse c'è qualcos'altro. Lo sportello con lo scotch, ma io credo che forse il veicolo suo personalizzato che è così, ma non credo che sia possibile farlo da noi. Quindi ora mi chiedo, se noi rubiamo il veicolo a questo personaggio, che succede se lo distruggiamo? Se ne comprerà un altro con lo scotch? Avrà un altro con lo scotch? È questo che dobbiamo chiederci, e non pensare di poter modificare i veicoli mettendoci lo scotch, perché nessuno si andrebbe a mettere lo scotch, ma vabbè. Mi piace molto, ho notato molto questo bagliore che per me è eccessivo, perché comunque era una giornata cupa, piovosa, quindi non si crea tutto questo riflesso, ma vabbè. Questa è sempre un'altra scena che secondo me fa parte di una missione, perché non è possibile guidare e uscire fuori dallo sportello, cioè non ci può essere un comando che ti fa fare questo. Quindi semplicemente vogliono far vedere che i capelli di questo qua vanno, volano via al vento. E questo è il famoso tizio che innaffia. Ok, bravo. Ma sono tutti riferimenti a cose successe nella realtà. Ma io qui ci vedo un po' di intelligenza artificiale. In realtà è comunque sempre tutto scriptato. Però quello che penso è che questo NPC si è accorto del personaggio che noi stiamo guidando, o che comunque di un personaggio che sta registrando, e questo in via naturale, perché l'intelligenza artificiale va a chiamare uno script che gli fa fare questo. Qui c'è un altro NPC, questi due, quello di più di dietro, e cosa fa? È come se fossero collegati, perché magari è un gruppetto che se ne va, che sta comunque, cioè è allacciato virtualmente, è connesso virtualmente. Quindi questo NPG, è come se avesse rilevato che questa persona, ha fatto un determinato momento, e questo qua lo riproduce. Io mi sto venendo un dubbio ancora: in GTA 5 sarà possibile con il visore VR poter gesticolare a modo nostro? Quindi una cosa immersiva tipo in GTA Online. Vabbè, in ogni caso, io credo che in GTA
gli NPC comportano, sono influenzati dalla telecamera, dove guarda la telecamera. Quindi in questo caso non stiamo registrando, o comunque anche senza registrare, secondo me succederebbe. Questo NPC fa un, si accorge dalla telecamera, o che comunque c'è qualcosa che la triggera, perché la proiezione della telecamera, la direzione della telecamera la prende al centro e quindi viene triggerata e si rivolge verso la telecamera e fa un suo gesto. In GTA le persone fanno semplicemente il gesto di andare a quel paese, come anche in GTA San Andreas succedeva, ma anche in GTA 4. Semplicemente qui fanno qualcosa di diverso. Quindi che succede? Che anche questo NPC, siccome magari per puro caso si trova davanti alla telecamera, che comunque ha rilevato il cambiamento di stato di questo NPG a cui era collegato, e allora anche lui si è rivolto verso, perché noi dobbiamo vedere il movimento che ha fatto, si rivolge verso la telecamera e fa anche lui lo gesto. Però mi sembra tutto molto, che questa scena è anche, è stata, mi sembra come se questa scena è stata frutto della Motion che, se capture. noi guardiamo come muove le labbra, è un movimento naturale, non un movimento fatto a mano, il fatto di come rientra la lingua e tutto il resto. Quindi penso che quella è l'unica scena in cui gli NPG erano realistici. Qua Luke Who's Back, sempre un riferimento a una persona reale. Ma perché dice questo, questa persona? Forse perché semplicemente, o si riferisce, perché noi dobbiamo ragionare in termini di interazione tra oggetti e non tra persone reali, tra persone reali. Questo NPG dice: guarda chi è tornato. Ma chi è tornato? La telecamera che la riprendeva, che magari l'ha ripresa una volta, gli ha detto non mi disturbare, e poi nella seconda volta ha detto, dopo, che ne so, un giorno, che magari nel giorno precedente è stata disturbata, ha detto: ma guarda che è tornato, riferendosi sempre alla telecamera e non all'NPG o al personaggio che la sta riprendendo, ma alla telecamera, perché è la telecamera che influisce il mondo di gioco di GTA, quindi del comportamento degli NPG e di tutto il resto. Quindi questo NPC fa riferimento alla telecamera che la sta riprendendo. E non all'avatar, all'NPC, al personaggio che si è presentato davanti a lei. E niente, anche questa persona, nonostante è anziana, c'ha la pelle liscia, solo il viso, il volto, diciamo, ha un po' di rughe, però è tutto sempre molto liscio e niente di realistico. Ma ripeto, a me non dà fastidio, perché sono ben consapevole che questo è un gioco parodico, quindi non è necessario importare delle texture reali, perché sennò significherebbe prendere questa persona e scannerizzarla, cosa che la Rockstar non fa, o al massimo lo fa solo con i volti. Quindi nel caso in cui una persona interpreta se stessa. E niente, quindi secondo me questo fa parte di una missione. Ora stiamo arrivando al qua la gente è rimasta sorpresa per il fatto che il tavolo si rompe, ma come abbiamo visto nel trailer di GTA 5, c'era un muro che si rompeva e i treni che deragliavano erano solo di una missione. Quindi questo sarà semplicemente una scena in cui questo qua si butta a terra, insomma, festeggia. Beh, ma io non riesco a immaginare che questa scena possa succedere così a caso, di tanto in tanto, durante il gioco. Quindi è per forza una scena, una cutscene, una scena di un video, una clip di una missione. Quindi non ci, a meno che non hanno proprio come in GTA 5, che tu se spingi E quando ti avvicina qualcosa dici puoi, cioè puoi bere qualcosa o fare altro, ma non penso che abbiano sviluppato un'animazione che se tu spingi il tasto azione questo prende e si butta sul tavolo. Sarebbe boh, psicopatico. Una cosa psicopatica, quindi semplicemente una cosa di una missione, o comunque vogliono far vedere la fisica degli oggetti, ma alla fine non ci, cioè, fine a se stesso. Questo è interessante perché io, che ho esplorato i file di gioco di GTA 5, mi è sembrato, raramente ho trovato dei tabelloni con delle sporgenze. Quindi questo qua sarà un tabellone unico,
che sarà permanente nel gioco, come è possibile vedere in GTA 5 quello là che sta su una TV appeso o davanti a una botte, insomma c'è qualcosa appeso a qualche cosa, insomma. Ecco, qua possiamo però notare le venature di Jason. Questo sì che danno realismo, perché tu lo vedi effettivamente il rilievo, vedi che la pelle non è uniforme, cioè la mesh del personaggio non è tutta liscia, ma ha effettivamente dei rilievi. Poi qua a quanto pare ci sono i peli, quindi questo personaggio, cioè almeno i personaggi principali, li hanno fatti fotorealistici, li hanno fatti realistici, ma non fotorealistici, perché ora notando bene qui sì, ci sono le venature, però non si vedono i pori della pelle. Quindi, poi tra l'altro questo dovrebbe essere comunque grande di età, nel senso anche una trentina di anni, comunque i pori della pelle si devono vedere, però non ci sono, quindi voglio dire, non c'è, non è fotorealistico, quindi magari solo il volto. È fotorealistico, cioè di una persona reale, però il corpo, cioè la texture del corpo no. Poi qualcuno diceva, ma noi a Jason, cioè Jason non si è mai fatto vedere frontale, però l'abbiamo visto, e poi nell'immagine che sta nel sito di GTA 6 riusciamo a vederlo frontale, però comunque voglio dire, i leak sono, ci avevano già svelato in grandi linee il viso, quindi voglio dire, è lui, è lui. Cioè voglio dire, non c'è chissà che cosa da vedere, cioè nel senso, basta vedere anche la foto che sta sul sito di GTA 6 e niente, è lui. Qua sempre vogliono far vedere la fisica dei capelli, dei soldi. Questa scena, e ora iniziamo qui le cose divertenti, questa scena sì, è riproducibile anche nel film, perché effettivamente non sarebbe strano incontrarsi contro un guardrail. In effetti succede anche in GTA precedenti che se tu ti scontri contro questi cosi esce l'acqua e forse non si deformano, però comunque insomma cadono, fanno tutto il disastro che devono fare. Per quanto riguarda i soccorsi, anche nei precedenti GTA in qualcuno era possibile comunque vedere arrivare l'ambulanza e insomma soccorrere, magari in un modo ortolano riuscivano a resuscitare gli NPC, però comunque c'erano, facevano qualche mossa e quindi comunque intervenivano, anche solo semplicemente che qui magari è più realistico, insomma hanno aggiunto animazioni aggiuntive, ma comunque io credo sempre che sia, mannaggia la miseria di questo gioco, sia sempre frutto di una missione, quindi voglio dire, questo che vediamo qui è semplicemente il video di una che si vede in una missione. Anche in GTA 5 ce ne sono un sacco di questi video così. Anche in GTA 3, già da GTA 3 si vedevano cose del genere. Quindi, e arriviamo al famoso Joker, che secondo me questo tizio riuscirà a vincere contro la Rockstar Games, perché questa volta la Rockstar Games non solo ha copiato un personaggio, ma ha fatto un palese riferimento a un personaggio realmente esistito e a una scena realmente esistita in un tribunale. Quindi non solo ha riprodotto il personaggio, ma proprio una vicenda. Quindi il problema non ce l'ha solo il Joker, ma chiunque c'era quel giorno durante l'udienza, quindi è un palese riferimento. Ed essendo un palese riferimento, la Rockstar Games avrà difficoltà a dimostrare che si trattava solo di un modello, perché non ci sono tante persone come lui. Lui è unico, quindi così come la signora Martello. Il fatto che tu gli cambi l'aspetto, comunque tu ti sei sempre ispirato a una persona che esiste realmente. E in GTA 6 è praticamente mezzo video con tutti questi riferimenti. Quindi il problema è che gli altri, diciamo, sono cose che effettivamente possono succedere sempre, ma questo Joker è un personaggio unico, quindi tu andandolo a ricopiare gli puoi anche cambiare il colore dei capelli, però ti sei ispirato a lui e non puoi negarlo, e quindi di conseguenza se è previsto che anche il Il fatto di ispirarsi a qualcosa deve, è possibile, cioè richiedere una quota di riconoscimento. Secondo me questo Joker
riceverà. Qua la fisica delle gomme, il fatto che si potrà di nuovo impennare, credo. Cioè, in questo modo, come in GTA San Andreas. Vabbè, comunque. Sì, questa gomma è una via di mezzo tra essere sgonfia, tra il peso della moto e l'infilarsi dentro al manto stradale. Qua invece la strada sembra che queste fratture sono una texture con un rilievo, quindi la mesh in realtà è semplicemente una strada. Qua un'altra scena che secondo me ha sempre a che fare con una missione. Questa sarà sicuramente una stazione radio, penso che sia sicuro, come hanno ipotizzato anche gli altri. E quindi niente. Notiamo questo bagliore che è lo stesso del furgone, quindi questo mi fa pensare che è un bagliore che avremo con costanza, vedremo con costanza, ma non è naturale, nel senso che ogni luce c'è un suo bagliore. Questo qua emette dei raggi, non ricordo se c'è una luce specifica che emette questi raggi, però di certo non può essere che il furgone abbia la stessa luce di questi semafori, a meno che il furgone non stava passando da sopra un semaforo, da sotto un semaforo, e quindi la luce era la stessa. Ora qui in realtà vediamo quello che mi viene da pensare adesso, è che vediamo Jason e Lucia cambiare sia età che aspetto, vabbè, età costantemente. Quindi non si riesce a capire se, perché in realtà anche nei trailer di GTA 5 c'erano delle differenze di i personaggi cambiavano aspetto, età, non si capisce, genetica proprio. No, scherzo, però qua sembra molto più giovane Lucia, o forse semplicemente la scena che la fa sembrare più giovane. Ma comunque, se così fosse, sembra che questi due personaggi si conoscono da tanto. Jason ha un orologio, mi chiedo se questo orologio mostra l'ora reale, cioè gira realmente in base all'ora. Spero di sì, perché comunque sarebbe, cioè penso ormai è una cavolata, insomma, farlo in un videogioco, cioè insomma alla fine, cioè voglio dire, non è complicato. E vediamo, forse c'è la fischia dei soldi qua, in effetti c'è la fischia dei soldi, dei capelli, qualche numero così. Qua c'è questo qua messo volante, in realtà sono tutti volanti, forse perché sono ruotati. Ma questo sta proprio ruotato sull'asse X, cioè Y, vabbè, perché in realtà non è ruotato sull'asse Z, non è ruotato sull'asse Y, ma sull'asse Y, quindi nel senso, vabbè, è storto, capito? Non è che è ruotato come questo, che è girato così. Questo sta proprio ruotato, non è dritto, non scende dritto, quindi vabbè. Poi qua inizia a dire, vabbè, forse il fatto che mette la mano così, secondo me questa è sempre parte di una qua rivediamo il riflesso, quindi ormai questo riflesso a raggi solari lo vedremo sempre in tutto il gioco e romperà le scatole. A me già mi sta rompendo adesso che sto analizzando il video, nonostante io l'ho visto 50.000 volte il video, solo ora mi sta dando fastidio. Però sì, penso che vogliono far vedere che ora sarà possibile driftare. In realtà anche in GTA 5 era possibile, però se premevi il tasto freno piuttosto che, cioè il tasto indietro, retromarcia, piuttosto che il freno a mano, era un controsenso. E invece in GTA 5, in GTA 4 potevi effettuare un drift sublime, anche in GTA San Andreas. In ogni caso, anche qui sembra che è possibile fare una curva stretta driftando, speriamo che non sia complicato, o forse la Rockstar Games ci vuole insegnare come fare, o comunque dire, vedi che si può fare, dovete solo trovare il modo di farlo e imparare a guidare. E niente, a parte le gomme che mettono il fumo, beh, queste già viste, niente. Ah, ecco che cosa vogliono far notare qui. Qui vogliono far notare le foglie che svolazzano quando si passa a tutta velocità, insomma, da oggetti. Quindi questo fogliame che sta a terra è fisicamente lì, o nel senso che, cioè, sono oggetti dinamici, oppure fatemi tornare indietro, Divo, oppure semplicemente è finto. Perché praticamente qui cosa succede? Che in quest'area ci sono delle foglie, siccome
Qui sulla strada non c'erano delle foglie, come si vede. Ah, avevo beccato il punto. Qui vedete, non ci sono delle foglie. Tra l'altro qui ci sono già dei segni, vai a vedere quante cavolo di volte hanno registrato questo pezzo. Però qua non ci sono delle foglie. Sarebbe, tra l'altro, se l'hanno registrato tante volte per fare questa curva, sarebbero già sparite. Comunque forse c'è una qui, in ogni caso, quello che succede qui è che c'è un'area di triggeraggio, perché vedi, qua sì, ne stavano due o tre, però queste sono quattro, poi ne appaiono altre, quindi queste sono finte, sono particellari. Quindi che succede? Che qui c'è un'area di triggeraggio, ovvero di attivazione, vicino alle foglie, quindi che succede? Che quando un veicolo, qualcosa, passa da qui a una certa velocità, va a triggerare questo effetto particellare che in base alla velocità si crea l'inerzia e quindi poi viene, insomma, vedete di nuovo questo cavolo di riflesso, ma vi giuro che prima io non l'avevo notato quando ho visto il trailer 50.000 volte in tutti questi giorni, ma sta dando veramente fastidio, mi sta annoiando questo riflesso surrealistico, cioè è irreale, quindi mi dispiace, ma spero che la Rockstar Games lo fixa perché gli sviluppatori, perché non è realistico questo bagliore. Più che cioè, il bagliore dovrebbe essere uniforme, cioè è diverso. Questo non è, quello a raggi non è realistico. Comunque è realistico, ma solo in alcune circostanze, non su tutti i riflessi luminosi. Quindi, ahimè, ho trovato il primo difetto. Quindi niente, si creano, cioè, questa cosa che triggerà queste foglie, quindi no, queste foglie non sono reali. La stessa cosa succederebbe, quindi se passiamo, che ne so, tipo dove c'è l'acqua, si creerebbe, non è l'acqua riepira di qua che esce, ma si va a triggerare un effetto particellare che in quel caso va a prendere il materiale dell'acqua, cioè il materiale inteso come funzione grafica che si chiama materiale. Quindi dove tu gli puoi applicare le texture, tutte le cose, ne va a prendere quel materiale e con la configurazione, la texture e tutti i parametri dell'acqua, di una goccia d'acqua, quindi poi viene trascinato così, in questo caso è delle foglie. Quindi questi sono, vabbè, ora non sto a psicoanalizzare come le hanno fatte, però sarà tipo, avranno usato la funzione disturbo, rumore, insomma, puntiforme per creare questa cosa qua. Vabbè, andiamo avanti. Poi qua inizia a dire, qua in realtà è già iniziata a dire il modo migliore per affrontare tutto questo è rimanere insieme. E qua quando dice, tra, molti hanno tradotto con mi credi, ti fidi. Ma è totalmente sbagliato, perché secondo quello che ha detto fino ad ora, questo trust sta a significare non credi, cioè nel senso come per dire dico bene, quindi non ha niente a che fare con ti fidi di me. Quindi non so le persone che traducono come fanno a tradurre, però vabbè. E lui dice semplicemente, dice trust, perché in inglese si risponde con la stessa parola, però lui vorrebbe dire sì, ok, cioè capito, come dici tu. Quindi non è che lui, non è che lei dice ti fidi e lui ti dice mi fido. Totalmente il senso della frase, del discorso è totalmente diverso in questa circostanza. Lei dice non credi, cioè il concetto è che lei vuole dire non credi anche tu che per poter superare tutto questo, cioè vivere in tutto questo, dovremmo rimanere uniti insieme. Lui dice, risponde così molto perplesso, dicendo sì, è vero, cioè sì. Ti concordo, ecco, quindi questo è il discorso. Comunque sì, questo è molto peloso, però notiamo un altro difetto, ovvero che i peli di Jason non sono realistici, perché diciamocelo, nessuno si raserebbe i peli del petto, cioè dritti, come ci si cura la barba, insomma, che si mette lo spessore, la misura, non mi viene come il nome. Però qua vediamo che il pelo è liscio, cioè la distanza dal corpo a fuori è la stessa, invece sappiamo benissimo che nella realtà i peli, uno è più alto, uno è più basso, uno è, capito, è diverso dall'altro, quindi è strano perché comunque, cioè, vabbè, forse in altri giochi, in altri GTA abbiamo visto forse solo un'illusione che era più, cioè, stagliata, invece qua no, è tutto liscio, non è realistico, quindi niente. Comunque in conclusione, poi qui questo mi dà molto di Motion capture. perché effettivamente le ragazze o comunque anche i maschi quando sfondano le porte hanno questo effetto che sbalzano, insomma, saltellano, quindi ci sta. Qua tra l'altro sembra che stava perdendo equilibrio, quindi
Penso che questo sia stato. Questa è una missione, esatto. Tra l'altro, io penso. Perché far vedere questo, no? Questa scena in questo supermercato, eccetera, eccetera. Secondo me, perché qui inizia tutto. Dove, tra l'altro, mi sa che nemmeno c'ha la cosa. E forse questa è la rapina dove viene catturata o comunque portata in prigione. Insomma, in qualche modo in prigione ci si trova questa persona. Questo è un veicolo di Jason, però mi sa che ha i cerchioni diversi. Vabbè, comunque, a parte tutti i riferimenti, tra l'altro qui c'è un TV che si è visto dall'interno. Era V di GTA V. Vabbè, Pretty Forever, vabbè, sappiamo tutti che. Ora il problema è che si riferisce al cantante, però il problema è capire se in gioco lo ritroveremo tutto questo. Vedo che qui hanno messo 13,99, il famosi 99 centesimi che ora vanno di moda, però mi sembra strano che anche in America ci sono i centesimi o che comunque attuano questa cosa, perché quale sarebbe il centesimo? Vabbè, però è molto italiano questa cosa. Marketing italiano. Vabbè, in ogni caso, qui Lucia non ha il coso al piede, quindi è libera. Quindi questo o è l'inizio o è la fine del gioco, della storia, dove lei riprende a fare le rapine o quello che è. Cioè, perché io non riesco a immaginare che loro, cioè, che tu puoi prendere un appuntamento con il personaggio, come succede in GTA 5 e anche in GTA 4 succedeva, e dire, tipo in GTA 4 potevi andare a bowling e qua tipo dire, ehi, andiamo a fare una rapina. Non lo so, mi sembrava troppo un po' così. Però, cioè, perché alla fine la rapina la puoi andare a fare anche da solo, diciamocelo. Chi andrà a fare la rapina chiamando Jason o viceversa? Vabbè, viceversa. Forse è più fattibile, ma appunto, visto che ci sarà sicuramente la possibilità di cambiare personaggio, tutti sceglierebbero a prescindere, insomma, Lucia. Quindi, cioè, giocherebbero di più con lei, penso. Sia perché sia la novità, sia perché magari, essendo femmine, insomma, i maschi sono attratti, come è giusto che sia, dalle femmine. Però ci sono anche maschi che giocherebbero con il personaggio maschio. Però dipende ovviamente dalla vita che ha ognuno, perché come. In GTA 5 c'è chi preferisce Franklin, Trevor o Michael in base alle loro caratteristiche. Quindi, però, sicuramente io andrei a fare una rapina con Lucia. Perché Jason lo vedo molto troppo perplesso. Invece Lucia mi sta più simpatica, più vivace. Quindi, insomma, sarà sicuramente divertente sfottere gli NPC con Lucia. Beh. E quindi sì, stavo per cadere, vabbè, Lucia. Notare anche il movimento degli occhi di Lucia. Qua vedi, visto che ci ritroviamo V e I, quindi GTA 5, vabbè. Può significare anche peace, vabbè, no, perché comunque peace è con le due dita soltanto. Vabbè, in ogni caso, su questa vetrata ci sono vari riferimenti a varie cose. Però io vedo che questo oggetto qua delle bottigliette, poi per la prospettiva, ma sembra in 2D, nel senso che le bottiglie sono finte, cioè non sono tutto finto in un videogioco. Però dico, sono delle mesh in 2D e non in 3D. Non lo so, sembra strano, però vabbè. A quell'effetto, forse da qua sembrano in 3D. Vabbè, comunque, niente. Sì, il movimento degli occhi è notevole. Guarda a destra e a sinistra di continuo. Jason, però, come è arrivato, continuo a guardare a sinistra. E poi c'è questa, insomma, scena che noi tutti siamo abituati a vedere prima apparire Grand Theft Auto e poi il logo. Però questa volta è successo il contrario. Prima il logo e poi la scritta Grand Theft Auto. E dire il coming 2025 ci fa ritornare a parlare un po' di tutto ciò che sta al di fuori del trailer. Ovvero che magari la storia del gioco sarà. Cioè, nel trailer ci hanno mostrato la storia al contrario. Perché in effetti alla fine Lucia dice a Jason di, insomma, un parere, no? Quando gli dice trust, gli chiede se anche lui la pensa così. E magari da lì inizia tutto, perché appunto dice, per poter affrontare tutto questo dobbiamo stare insieme. Quindi succede qualcosa che a questi due li fa unire, quindi poi diventano un team, una squadra che poi proseguono nella storia del gioco. Insomma, come succede quando si incontrano i tre personaggi di
GTA 5. E quindi poi arriva all'inizio quando Lucia si trova in carcere, viene catturata e la tizia, la psichiatra, vabbè, non è psichiatra, però la signora dell'ufficio gli chiede, sa il motivo per cui lei è lì. Lei dice, fortuna, o comunque, insomma, vabbè. Adesso mi viene come si traduce bad luck. È sfortuna, però. Vabbè. E quindi forse poi ci sarà una missione dove bisogna rifarla uscire. E quindi lei poi rimane con questo coso al piede, alla caviglia. Ma mi sembra strano perché c'è un controsenso, dato che comunque lei dovrà riuscire ad esplorare la città. Quindi con quella cavigliera dovrebbe, perché se è la cavigliera non potrà mai andare oltre un certo limite, un certo raggio. Quindi che significa che in questo caso andiamo proprio a guardarci. Quindi se è la cavigliera non potrebbe mai andare oltre un certo limite. Questo significa che non potrebbe mai andare oltre un certo limite della mappa. Però non può avere la vita. Quindi la storia dovrebbe iniziare con lei che si trova in carcere, che dopo trova Jason, con cui magari viene salvata da Jason, perché magari è un poliziotto corrotto che comunque cambia, vabbè, non è più poliziotto e si trova a salvare Lucia, non so perché, in qualche modo, vabbè. Quindi poi lei come si fa? Cosa deve succedere affinché lei si toglie la cavigliera? O trovano qualche hacker, qualche manettone che le sa disattivare, e quindi durante la storyline troveremo un modo di toglierla, perché non avrebbe senso, cioè sarebbe strano se viene catturata alla fine, visto che comunque all'inizio gli dice di fidarsi, cioè no, non di fidarsi perché è sbagliato. Jason non si deve fidare di lei, visto che comunque sono già amici, ma di dargli ragione, quindi visto che comunque si conoscono già, non avrebbe senso che lei viene catturata alla fine e gli danno la cavigliera, perché poi non si potrebbe più muovere da questa zona. Infatti dobbiamo notare che lì c'è la cavigliera e il posto in cui si trova adesso si trova vicino alla spiaggia. Infatti il penitenziario è vicino alla spiaggia, e quindi questo significa che lei o ha un permesso di uscita dal penitenziario, mi sembra strano, oppure questo famoso hotel è dove lei alloggia, così come in Vice City la casa di salvataggio era nell'hotel. E quindi questa cavigliera, quindi già siamo riusciti a posizionare il raggio di operatività di questa cavigliera, ed è sulla spiaggia, infatti nello stesso posto dove è iniziato Vice City. Quindi in qualche modo noi inizieremo sempre da qui, da questo hotel, magari Lucia. Cosa succede? Ah, ecco, possiamo ipotizzare, o comunque immaginando, tipo come quando succede la prima volta che si va in GTA Online, la primissima volta proprio, dove si arriva con l'aereo, eccetera, eccetera. Lo stesso nel trailer di GTA 5, che Michael dice, perché mi sono spostato qui, così, cioè, che danno quella sensazione di arrivo in un posto nuovo. Quindi che succede? Che magari lei viene trasferita da un altro carcere, da un altro penitenziario, e fatta alloggiare in questo hotel. Quindi ha senso che ha questa cavigliera e che si sia che possa stazionare, insomma, solo in quest'area. Ora ricordo di aver visto una mappa, un'anteprima della mappa, come sarebbe, cioè come sarà la mappa e la zona esplorabile, cioè cessurata dalle nuvolette, insomma. Quindi, se non mi sbaglio, si iniziava, cioè l'area scoperta era proprio vicino la spiaggia, però vabbè. Quindi sicuramente si inizia da qua, da questo famigerato hotel dove Tommy Vercetti ha iniziato in Vice City. In qualche modo troveremo Jason, quindi a quanto pare si inizierà con Lucia, ma potrebbe anche essere che si inizia con Jason, che Jason magari ci troveremo a giocare la parte in cui lui non perde il ruolo di poliziotto. Di conseguenza poi non so perché si trova in questo hotel, conosce Lucia, e niente, fa un'amicizia,
E poi lui, essendo appunto un ex poliziotto, sa come rimuovere questa cavigliera, quindi di conseguenza l'aiuta a sbloccare, a potergli dare la libertà di andare dove vuole. Quindi poi da lì magari inizia una loro vita che, come dice la canzone, Love is a long story. E quindi poi magari si innamorano. In effetti, ora che ci penso, la stanza dove loro si trovano potrebbe essere proprio quella di un hotel. E quindi ci sta, coincide tutto, combacia tutto. Quindi praticamente vi sto spoilerando la storia. Quindi di conseguenza poi loro da lì iniziano la loro vita fuori legge. E niente. Dobbiamo analizzare anche un'altra cosa dei personaggi, perché questo sono il modello classico che si verifica sempre in GTA V. C'è sempre il giocatore, insomma, stiloso, quello che vuoi, però va a incontrare una ragazza sempre in GTA V le videoludiche, insomma, ludopatiche in GTA 5, cioè le ragazze videogiocatrici sono effettivamente sempre molto così kawaii, come si dice in Giappone, cioè molto cute, adorabili, tenere con questo rosa. Quindi sono riusciti a creare dei personaggi che praticamente rappresentano noi stessi quando giochiamo in GTA Online. Quindi questi due personaggi rappresentano noi, il giocatore finale. E quindi ci saranno tutte le ragazze che giocheranno con Lucia, che si immedesimeranno in lei o comunque si sentiranno come lei, e lo stesso i giocatori maschili si sentiranno come Jason. Quindi nel giocare con Lucia, i maschi che giocheranno con Lucia e le ragazze che giocheranno, cioè nel senso, le ragazze che guidano Lucia e poi vanno a fare le missioni con Jason, vedranno Jason come se fosse un personaggio, un giocatore reale di GTA Online, che, cioè, come un compagno di squadra e viceversa. Infatti Lucia, quello che gli vuole dire a Jason è questo, che molte, quello che non hanno capito le persone è questo, che Lucia a Jason gli dice: concordi con me? E, cioè, ho ragione su quello che sto dicendo, dobbiamo restare uniti, eccetera, eccetera. E lui gli dice: ok, cioè, con quel trust. Lo dice anche in modo come se lui un po' ci sperava, quindi è sorpreso che effettivamente Lucia si sia innamorato, quello che è. Quindi, che poi non so se si sia innamorato perché con la scena, vabbè, si stavano uno sopra l'altro, però comunque un po' era sorpreso anche dalla risposta che ha dato Jason. Però comunque è quello il discorso. Quindi, vabbè, andiamo ad analizzare qui gli spari qua, i proiettili possono indicare una data, ma V1 in realtà possono anche sembrare V1, cioè se visti, vabbè, comunque sì, potrebbero indicare una data, ma comunque si sa, cioè fine settembre, cioè settembre e aprile sono. Quindi ritornando al fatto di quando potrebbe uscire il gioco, però prima vi voglio parlare di questa mappa, cioè mappa, oddio, che questa cosa che si vede qua, puntiforme, che per me non è una mappa, anche se questo sicuramente non è né un caffè né un panino né chissà che cosa, ma sono effettivamente delle zone che però non sono la mappa di GTA 6, perché dubito che ci sia un'area quadrata con un'altra proprio più sopra, sembra tipo un robot, ma è anche un volto, se questo è il naso, questa è la guancia, le labbra e gli occhi, insomma, un po' a collage. Ma o è la foto di una zona, insomma, dove si trova questo hotel, oppure della spiaggia. Comunque è un'area molto limitata, quindi non è una mappa, non è la mappa di GTA 6, perché non avrebbe senso. Piuttosto è la mappa, che ne so, cittadina, come si vede anche almeno in Italia, in alcune città c'è il tabellone con la mappa cittadina, ma di certo non c'è la mappa di tutta l'Italia, che non avrebbe senso, o di tutta la regione. Quindi sì, questa potrebbe essere la mappa o cittadina o di qualche quartiere, insomma, vabbè, è deformato qua. Quindi questa sarà sicuramente un'isola o qualcosa del genere, vabbè, in ogni caso non è una mappa, oppure possono essere semplicemente dei disegni, dei scarabocchi, una lavagna con un disegnato qualcosa, perché comunque anche qua ci sono delle cose simili, solo che non c'è disegnato niente. Però questo che magari
In prospettiva con la telecamera, diciamo, magari ci hanno disegnato qualcosa sopra, ma non è la mappa di GTA 5, o perlomeno non intera, quindi non avrebbe senso. E piuttosto c'è un faro o comunque un ventilatore, così a caso. Vabbè, sì, fa caldo, però in realtà il ventilatore spingerebbe solo l'aria ancora più calda, quindi boh. E niente, quindi ritorniamo a parlare dell'uscita. Quindi quando vedremo nuovi contenuti di GTA 6, il trailer 2, che sarebbe quello commerciale, uscirà quando verrà confermato, registrato il trademark. Così loro potranno, l'Arcostar Games potrà mettere TM a fianco a questa scritta, a questo logo, e quindi poter commercializzare il nuovo trailer. Insomma, come abbiamo letto, ci vorrà un anno e mezzo. Tuttavia, nel frattempo potrebbero pubblicare qualche screenshot. In realtà, io quello che penso è che pubblicare degli screenshot sarebbe precato, cioè, nel senso, perché comunque nel trailer si vedono già molte scene che una persona comunque potrebbe fare il cattura schermo. Quindi, già in questo trailer c'è già abbastanza di scenografico, quindi pubblicare altri screenshot, ma di cosa? In GTA 5 era diverso, perché comunque non hanno fatto vedere nulla di panoramico, quindi ci stava, insomma, pubblicare qualche screenshot. E poi, tra l'altro, non avendo tanta fantasia, l'hanno dedicato ai vari forum principali e riconosciuti dallo staff della Rockstar Games e della THQ. Quindi voglio dire, se pubblicheranno degli screenshot, non si sa nemmeno che cosa potrebbero pubblicare, perché alla fine che cosa possono pubblicare, cioè che cosa possono inquadrare. Quindi, cioè, fare la foto di un panoramica, ma ne abbiamo già abbastanza nel trailer, quindi l'unica cosa che possono fare è pubblicare un altro trailer. Ma questo lo faranno quando, appunto, verrà confermato il trademark. Quindi dovremmo aspettare un bel po' prima di sentir parlare di GTA 6. Tuttavia, potrebbero comunque fare qualcosa, e quello che possono fare è semplicemente caricare sul sito. Ora vi faccio vedere. Possono semplicemente caricare sul sito dei contenuti grafici, tipo come c'è il game art, che è il logo, e sia il logo che lo sfondo che sta sul sito di GTA 5. Ma altro non possono caricare, cioè, non che non possono, però dico, non c'è altro a caricare. Quando verrà confermato, tuttavia, quando verrà confermato il trademark, sicuramente cambieranno qua l'avatar. Che noi, se facciamo ispezione e andiamo su apri in una nuova scheda, possiamo vedere che questo file è univoco e si chiama avatar. Quindi, quando verrà ogni cambiamento, cioè, quando verrà magari confermato il logo di GTA 6, verrà registrato il logo di GTA 6, al posto di questa immagine, come avatar, avremo quello di GTA 6. E in quel caso significherebbe che avranno, perché qua si trova avatars, quindi oltre ad aver messo questo logo, ci sarà anche la V singola con le palme dietro, quindi senza la scritta Grand Theft Auto. E niente, poi che altro? Come game art, quindi forse in quel caso potrebbero pubblicare la cover. In realtà, forse è ancora presto per la cover, perché comunque il gioco non è ancora entrato in produzione, nel senso di stampaggio del gioco su CD. E anche perché devono cambiare il logo. Stamparlo adesso il gioco su CD sarebbe, cioè, masterizzare adesso il gioco sarebbe peccato, perché magari metti che per pura pazzia non gli accettano il trademark, sarebbe dura, insomma. Bisogna ridisegnare tutto, tutta la grafica, tutte le parti dove, anche se in realtà basta fare solo un logo e viene spammato, insomma, dove serve. Però, diciamo, è ancora presto per la cover, quindi dovremmo effettivamente aspettare almeno un annetto, o perlomeno finché non viene confermato i loghi, perlomeno finché non vengono confermati i loghi, anche se riescono prima di un anno, ma è difficile. Io sono andato a vedere GTA 5 quando hanno confermato il logo, diciamo, c'è stato effettivamente un gap. C'è stato effettivamente un gap di quasi un anno. Quindi gap sta per salto, per buco tra un procedimento di un anno, quindi
c'è da aspettare. Quindi abbiamo detto, la grafica non è fotorealistica, ciò che hanno mostrato è solo l'engine, ovvero il motore fisico, cioè la fisica del gioco. Gli edifici non sono tutti esplorabili, ma hanno un interior cubico in 3D, come in Portal. In Portal ci sono proprio delle stanze finte, delle vetrate con delle stanze finte, cioè in 3D dietro, ma non sono esplorabili. Quindi quello che hanno fatto in GTA 5 è la stessa identica cosa di Portal 1 e 2 di Steam, sì. Quindi hanno riprodotto quello. Poi abbiamo detto che abbiamo visto Franklin e Lamar e Sven. La spiaggia sembra piena, ma in realtà è vuota. Abbiamo detto il veicolo in ogni frame. Non so perché la Rockstar è fissata con elicotteri e oggetti volanti, però non ci mette mai un UFO, che ne so. Se in un easter egg si vedeva un UFO catturare una mucca, vabbè, forse mi sbaglio. La canzone Love is a Long Road, Live Things. Queste cose live, quindi dobbiamo capire che cosa sono. Perché sicuramente sarebbe interessante se per in GTA Online era possibile fare dei video dalla fotocamera, del telefono, pubblicarli, insomma, così come si pubblicano gli screenshot. Quindi penso che questa cosa sia fattibile. Infatti c'è anche il fatto per commentare e mettere i cuori. Quello che mi chiedo è se è possibile fare delle live come si vede in questo adesso nel trailer. Secondo me sarebbe una cosa carina, insomma, renderebbe il gioco eterno più di quanto non lo sia stato GTA 5. Qui abbiamo spiegato la parola trust, il significato di tutta la frase. Poi abbiamo visto gli oggetti frammentati che saranno solo localizzati in base alle missioni o quello che è. La storia potrebbe essere stata raccontata al contrario nel trailer. Quindi in questo periodo potremmo solo avere qualche screenshot, ma non so di cosa, onestamente, perché non ormai hanno mostrato abbastanza cose carine nel trailer, quindi. Vabbè. E è stato interessante questo cambio format del logo. Io già inizio a chiedermi come sarà GTA 7. Ah, tra l'altro, credo che GTA 7, forse ci sta anche per il numero in qualche modo, però GTA 7 mi suona tanto come GTA 4, nel senso che verrà ambientato in Liberty City, perché a quanto pare la Rockstar Games sta ruotando queste tre città: Vice City, San Andreas e Liberty City. Come abbiamo già visto San Andreas, adesso vedremo Vice City. La prossima città sarà Liberty City, perché sono partiti da Vice City con GTA Vice City, che appunto era a Vice City, GTA San Andreas, che era San Andreas, e poi GTA 4, che era a Liberty City. Poi GTA 5 a San Andreas, sono andate a ritroso, e GTA 6 a Vice City. Quindi di conseguenza GTA 7 sarà Liberty City, perché ritornare di nuovo a San Andreas sarebbe un ping pong tra queste due città, e sarebbe strano. Quindi la prossima città in GTA 7, o qualsiasi sarà il prossimo titolo del capitolo, sarà sicuramente a Liberty City. Cosa ci potremmo aspettare a Liberty City non lo sappiamo, perché già GTA 6 sarà pazzesco, come GTA 5, GTA San Andreas, dove insomma già il mondo di gioco è spettacolare. GTA 6 e insomma Vice City l'hanno reso bello tanto quanto GTA 5, ma anche di più. Però ti dà quella sensazione di casa, perché appunto c'è sempre questo gioco di luci come in GTA 5, insomma, anche la parte del DJ, anche qua dove sta il DJ si vede di nuovo quel riflesso a sto con forma di raggi solari, anche sull'aereo, insomma, questi raggi solari sono ovunque. Non lo so se l'hanno fatto apposta, ma per il trailer, però se fosse veramente così, ogni riflesso di luce sia un raggio solare mi darebbe veramente fastidio. E quindi sì, GTA 6 graficamente ricorda molto GTA 5, però è bello così. Aspettate che ho visto Lamar nella macchina. Ah no, assomiglia a Lamar, ma non Lamar, ma non è. Vabbè,
Oddio, ho visto. No, vabbè. E qui abbiamo la prova che questi raggi luminosi ti romperanno le scatole per tutto il gioco. Perché anche questi fari hanno il riflesso, cioè la lente a raggi solari. E devo dire da fastidio. Quindi mi auguro che la Rockstar Games provveda, perché vedere tutte le luci con questi raggi solari dà fastidio, è poco realistico. Io li disattiverò matematicamente da subito. Quindi graficamente è come GTA 5, però molto più, cioè mi dà come se fosse un'espansione di GTA 5, perché appunto l'ambiente di gioco è familiare, semplicemente che è diverso, cioè è una mappa diversa, quindi dà quella sensazione di nuovo. E quindi sì, ti dà quella sensazione di esplorare qualcosa di nuovo, però con delle dinamiche, un aspetto grafico già familiare, quindi comunque ci sentiremo a casa, però come se effettivamente ci siamo trasferiti in un'altra città, quindi penso che anche questo l'abbia studiato la Rockstar Games e abbia voluto realmente trasmettere questa cosa, ovvero di avere la sensazione di essere sempre noi stessi, però trasferiti in un'altra città. Quindi ci sta, e diciamo che mi sta bene così. E niente, quindi dicevo, se il prossimo capitolo sarà ambientato a Liberty City, potremmo avere qualche ritorno, possibile ritorno di Nico Bellic, è il cugino, perché comunque gestisce un'azienda di taxi. Tuttavia sto notando che anche nel logo di GTA 6 c'è questo effetto a raggi solari, quindi penso che sia voluta questa cosa, oppure solo per il trailer, perché se veramente ci sono questi raggi solari nel gioco, l'ho detto 10.000 volte, mi deluderà, darà fastidio perché non è un bagliore realistico. Quindi spero che non ci sia e che sia solo scenografico, insomma, per dire che questo gioco abbia preso luce e ci vogliono abbagliare, insomma, come l'occhio degli illuminati. E niente, quindi siccome gestisce un'azienda di taxi, il cugino di Nico Bellic, se GTA 7 sarà ambientato a Liberty City, sicuramente avremo a che fare anche con loro, anche sentendone solo parlare o cose del genere. Comunque, il motivo, dobbiamo parlare di un'altra cosa, il motivo per cui la versione PC esce sempre dopo, il motivo è il modding, miei cari, perché tutto è iniziato quando un certo personaggio italiano, di soprannome insomma, si faceva chiamare Diplo, ha avuto la geniale idea di far apparire un UFO su Monte Ciglia del GTA San Andreas, inventandosi la storia che verso l'una o comunque le 3, insomma, appariva questo UFO, era possibile vederlo solo di domenica o quando o in un giorno. Da lì è nato tutto un casino di credenze e alla ricerca di un misterioso UFO che in realtà poi si è rivelata essere una mod. E quindi diciamo il mondo del modding ha preso molto più vita, molto più piede, molto più conoscenza nel pubblico globale della community. E quindi che è successo? Che il gioco, sicuramente il porting su PC richiede un lavoro aggiuntivo, perché comunque pure il motore grafico è sempre lo stesso, l'esecutibile, cioè alla fine va a cambiare solo l'esecutibile, però il file fisico è comunque sempre quello, cioè il modo in cui viene codificato in un file, cioè il software che lo codifica è sempre quello, cambia solo l'estensione perché magari deve essere letto dalla console, però comunque il file è sempre quello. Infatti va semplicemente fatta la conversione del linguaggio macchina, quindi il linguaggio macchina della PlayStation è quello della Xbox, che tra l'altro quello della Xbox è come quello di Windows, che sono entrambi della Microsoft, quindi la codifica è pressoché quella. Quindi tecnicamente sarebbe possibile giocare un gioco della Xbox su PC, ma il problema è l'esecutibile, che è diverso perché c'è un procedimento di appunto eseguire tutti i file, cioè la linea comando in modo diverso. Però comunque, quindi che è successo? Siccome il modding ha preso molto più piede, che poi si è visto anche con GTA San Andreas, proprio in GTA San Andreas, quindi che è successo? Che per evitare
confusione tra l'originale e le cose fittizie, cioè le cose moddate, hanno creato questo gap di un anno. E sicuramente dipende anche dal lavoro grafico, perché comunque su PC, come ha detto uno sviluppatore, quel famoso sviluppatore che si è svelato animatore, insomma, che ha creato le animazioni in GTA 5, dice che le tempistiche dipendono dal fatto che comunque su PC è possibile migliorare la grafica. Questo è vero, perché comunque vanno più o meno ridisegnate le texture. Ma il problema è un altro, perché è anche un po' falso, visto che se noi analizziamo i giochi su PC, le texture hanno una profondità di campo. Il famoso MIP mapping. Cos'è il MIP mapping? È una cosa che la stessa texture te la ridimensiona tante volte, da piccola a grande, insomma, quella originale. Su GTA 5 ci sono texture che sono 2024x2024, ma ci sono anche in 4K, 4096x4096, ma sono rare. E tutte poi vengono ridotte a, cioè, qualcosa da 512x512. Quindi voglio dire, su console vengono riprodotte le texture più piccole, di dimensione più piccola. Però in realtà il gioco ha già incluso le texture di grande dimensione, quindi in realtà il porting su PC è praticamente quasi immediato. Cioè, voglio dire, roba di un qualche mese, se proprio vogliamo dare un po' di tempo per poter, insomma, ottimizzare il gioco per console, per PC. Però il vero motivo è il modding, perché una volta che il gioco esce su PC, visto che comunque viene sviluppato su PC, e visto che comunque c'è un software a cui io anche traduco, che questo software permette di esplorare tutti i file di gioco della serie Grand Theft Auto, vabbè, il Rage Engine. Che succede? Che piuttosto che il modding, poi c'è anche il fattore di estrapolazione degli easter eggs, dei file di gioco, della scoperta di cose segrete che magari non hanno il tempo naturale della scoperta. Che può succedere solo se il gioco esce prima su console e poi su PC, perché uscendo prima su console, in un anno, tra tutti i giocatori che ci giocano, riescono a godersi bene il gioco senza spoiler, senza vedere in anteprima, in modo troppo precoce le cose. Quindi, per questo motivo, i giochi, almeno della Rockstar Games, escono prima su console e poi su PC. Il problema è che adesso è possibile decodificare i file di gioco anche della, perché, come ho appena detto, il contenuto fisico del file è sempre quello. Quindi la codifica che il software rilascia è sempre quello. Quindi ciò che cambia è il container, così, ciò che contiene il file vero e proprio, che possiamo paragonare all'estensione del file. Se cioè il file si potrebbe chiamare, anziché PNG, JPG, tu comunque lo riesci ad aprire il file come immagine, cambia solo il container, che potrebbe essere in formato PNG, che mantiene la trasparenza, o JPG, che non contiene la trasparenza. Però se il file all'interno la contiene la trasparenza, tu puoi anche chiamare il file JPG, ma tu quando lo apri ci avrà la trasparenza. Quindi questo voglio far capire, che non è cambiando il container che tu vai a cambiare il file. Quindi di conseguenza i file di gioco si possono comunque aprire. Ovviamente il software deve essere in grado di poter aprire il container che contiene il file, perché sì, il file è sempre quello, però la codifica per poter aprire è come se tu vuoi aprire un lucchetto con una chiave diversa, non puoi, seppure il contenuto all'interno è sempre quello. Appunto, devi avere la chiave giusta che ti apre quel container. Quindi quando il gioco uscirà, quando GTA 6 uscirà per console, comunque sarà possibile estrapolare i file, vedere tutti i contenuti di gioco, ma soprattutto in GTA 6, perché questo gioco sta veramente subendo un attacco di leak, che non solo parte da chi ci lavora dentro, che comunque questo gioco è veramente immenso. Anche il team che ci lavora dietro sarà sicuramente più vasto di GTA 5. Poi il fatto che comunque le tecnologie adesso tutti hanno un telefono, quindi di tutto può uscire molto facilmente da un'azienda. Io stesso lavoro in un'azienda dove c'è comunque un certo diritto di una certa riservatezza, di non divulgazione. Tra l'altro anche a me mi è capitato di creare un po' di hype, perché dove lavoro io c'è una spa
Quindi, come c'è stato un periodo in cui era in manutenzione, io avevo creato un po' di hype dicendo che era possibile già iniziare a prenotare, che comunque l'apertura era imminente. Quindi, comunque, anche internamente ci sono persone che comunque lasciano trapelare, sia volutamente che magari anche in modo autonomo, insomma, cose, però senza dire, senza lasciare quella conferma di essere vero al 100%, perché in effetti io, seppure dissi che era possibile iniziare a prenotare, però la data effettiva dell'apertura della SPA non si sapeva, eppure era più o meno prevedibile, perché comunque, insomma, io che lavoro proprio nel reparto della manutenzione sapevo quando avremmo finito i lavori, quando avremmo messo in funzione la SPA. Quindi, comunque, seppure avevo detto di poter, che sì, era possibile prenotare, però ancora non si sapeva la data. Quindi, comunque, chi magari chiamava per prenotare, comunque gli veniva detto di riprovare la prossima settimana o tra 2 settimane, perché comunque si arriva a un certo punto in cui l'apertura è certa, cioè non è che tu tieni la spa pronta e fai perdere dei giorni dove poi vai a perdere i profitti. Quindi appena il prodotto è pronto lo metti subito in vendita, puoi aspettare un paio di giorni, qualche giorno in più, ma di più no. Quindi comunque la trafuga di informazioni esce sempre, sia dallo staff interno che dai parenti, insomma. Quindi comunque, perché è inevitabile, alla fine, voglio dire, non stiamo lavorando nell'area 51, dove letteralmente ti sparano, però in realtà anche nella Rockstar Games si potrebbe subire qualche danno psicofisico. No, vabbè, scherzo, però comunque di sicuro, insomma, si rischia il licenziamento. E quindi, che succede? Che, ripeto, appunto, comunque c'è una fuga di notizie, però c'è sempre quell'incertezza che non è sicuro al 100%, che la notizia possa essere fake o comunque così, sto per. E quindi io mi sono dimenticato il motivo per cui vi stavo dicendo questo. Quindi, già a prescindere, le fughe di informazioni escono sia volutamente dall'azienda che, ma anche perché magari lo staff privatamente, che ne so, inventa o comunque lascia passare qualche riferimento casuale, no? Ma più che altro, siccome, quindi oltre a questo, inoltre GTA 6 è molto atteso proprio perché sono passati veramente tanti anni da quando è uscito GTA 5, e effettivamente io stesso mi ero creato un file dove era possibile quasi a tentativi vedere in anteprima quello che sarebbe, cioè, ogni contenuto multimediale che avrebbe pubblicato la Rockstar Games per GTA 6. In realtà questo file, siccome è difficile indovinare, anche se loro numerano le cose, però i numeri all'inizio erano sequenziali, però adesso saltellano. Tipo il trailer di GTA 6, la pagina che contiene il trailer di GTA 6 l'hanno chiamato 6 volte 6 o 7 volte 6. E quindi creare un file che ti va a pingare 6 milioni o 600.000, 66, 66, 666.666 pagine, si ottiene, oltre a una lentezza di refresh dei frame, delle schermate, ma anche il blocco temporaneo di accesso al sito. Eppure l'accesso diretto ai file multimediali è sempre garantito, perché tu vai effettivamente a pingare qualcosa che letteralmente esiste, e quindi il server comunque ti dà come risposta. Però il sito che c'è di mezzo, tipo il DNS, se tu vai, siccome passa da rockstargames.com in questo caso, e poi c'è la pagina dedicata, in quel caso rockstargames.com, il DNS che va a gestire quel domain, quel nome, ti blocca per il numero eccessivo di richieste. Però se tu vai a prendere il file direttamente dal server, hai comunque l'accesso, perché appunto il nome del server non è rockstargames.com/ e cartelle fino al file, ma è il nome del server e la posizione dove si trova il file. Quindi comunque il file lo vai a
pescare, però siccome non è possibile indovinare il nome del file, si può fare qualche tentativo, tipo il trailer. Io stavo cercando trailer 1 slash qualcosa, ma il problema è che questa volta la Rockstar Games ha giocato di furbizia, ma più che altro sempre pensando a strategie di, ma cioè più che altro sempre pensando ai guadagni, perché ha detto che noi abbiamo un canale YouTube che monetizziamo, pubblicare un trailer sul nostro server non ci farebbe guadagnare quei soldi. Invece, con tutto questo hype, questa attesa che il pubblico ha, se noi lo pubblichiamo direttamente su YouTube, saranno entrate al 100%, cioè tutte le visualizzazioni saranno profitti al 100%, quindi sarà un profitto pieno. Quindi in questo caso sicuramente sarei riuscito a trovare il trailer se fosse caricato sul server della Rockstar Games. Però comunque, siccome la Rockstar Games magari vede pure che le persone continuano a pingare vari URL, vari link, eccetera, le varie pagine, anche per questo motivo ha pensato di pubblicare il video su YouTube. Il problema è che ricaricandolo, anche se tu vai a mettere la data, c'è un modo banale, veramente, che anche i bambini riescono a farlo, a cambiare la data del computer. Anche se il server di YouTube ti dice che l'orario è diverso, ma noi dobbiamo considerare che c'è comunque un fuso orario fisico, nel senso che il trailer doveva uscire alle 5 di una certa, ora, di una certa zona del mondo. Il problema è che appunto mettendo il fuso orario di quella zona del mondo, per YouTube sono già le 5, cioè anche se YouTube, l'orario su YouTube, sui server di YouTube è diverso, che poi di Google sono, è diverso. Comunque fisicamente il link del video esiste, quindi comunque c'è sempre un modo per riuscire a estrapolare il video, perché comunque fisicamente c'è, quindi non è possibile la visualizzazione, ma il download è possibile, perché comunque fisicamente il computer ti va a scaricare un file, cioè se trova un file te lo scarica, anche se te lo scarica in formato RAW scritto, cioè al naturale di come è decodificato, tu comunque si riesce a decodificare, perché appunto, come stavo dicendo, il container cambia, ma il file dentro è sempre un file video, quindi anche se viene scaricato spezzettato, da quando hanno fatto l'annuncio e caricato il video su YouTube temporizzato, fino a quando doveva uscire dopo 2-3 giorni, e poi in realtà è stato caricato un giorno prima, cioè 24 ore prima. Comunque si riesce sempre in una giornata a riuscire a vedere in anteprima il video, quindi è stata una mossa, non dico sbagliata, però comunque hanno rischiato molto. Questo per farvi capire quanta fama ha creato questo gioco. Veramente la community è molto assetata da questo gioco, cioè non vede proprio l'ora, ma non perché non vede l'ora di giocare il gioco, ma proprio perché si è stancata di giocare a GTA 5 e di tenerselo davanti alle scatole per tutti questi anni. A me fa piacere che comunque la Rockstar Games, tanto è vero che ci ho fatto un video, se faccio i video è perché quella cosa è qualcosa di speciale. È vero che comunque GTA 5 è stato un capolavoro, che insomma è eterno anche lui, però effettivamente ha rotto un po' le scatole, nel senso che comunque i DLC che facevano, diciamo, non erano chissà che. La gente più che altro voleva, come si diceva sempre dall'inizio, un'espansione della story mode. E tu mi fai GTA Online, mi fai l'espansione su GTA Online, alla fine non va. La gente vuole l'espansione della story mode, vuole un'espansione della mappa in modalità singola, aereo pericolo, portaerei. Quelli devono essere elementi che devono rimanere sempre nella mappa una volta creati, perché le persone, i giocatori vogliono esplorare costantemente questi posti, vogliono vivere questi posti. Quindi mettendoli in GTA Online e rendendoli disponibili solo in GTA Online, la gente si scoccia. E quindi dopo tutti questi anni è normale che GTA crea tutta questa attenzione così forte da addirittura subire degli attacchi hacker, diciamo. Ma ripeto che potrebbero essere anche fughe di informazioni, non dico volute, però comunque sempre che partono dallo staff, da chi ci lavora dentro, perché è impossibile, cioè non è che è impossibile, però questo gioco, questi, cioè, penso che i giochi vengono sviluppati in PC e sono interconnessi in una rete privata e non connessa a internet, cioè una intranet, seppure
Il PC per poter trasferire i file nelle sedi di sviluppo esterne hanno comunque bisogno di internet, ma questo significherebbe, penso che si risolve il problema avendo un PC esterno collegato a internet, dove si passano questi file, si inviano dove si devono inviare, o comunque o tramite il tunnel FTP, voglio dire, solo chi ha la password riesce ad accedere, però appunto un hacker trova la password, trova il modo di accedere. Quindi crea un PC dedicato a questo trasferimento e poi i file trasferiti o devono essere cancellati oppure non li puoi lasciare comunque lì, cioè se no poi è normale che qualcuno te li va a prendere, però giustamente loro mi sembra strano che non se lo aspettano, però effettivamente dicono perché una persona deve rischiare di andare in galera per farci questo danno, però il problema è che non capiscono che un gioco come questo, secondo me hanno sottovalutato un po' l'attenzione da parte della community, perché che poi non è solo la community, ci sono proprio delle persone che lo fanno per una questione di ragione ideologica, tipo come gli Anonymous che lo fanno per una ragione, insomma, di diritti, insomma. Giustamente, quindi ci sono comunque, quindi oltre alla community, ai fan, ci sono magari anche hacker che lo fanno perché dicono: ma è possibile che la Rockstar Games non dà notizie su un nuovo capitolo? E quindi sempre qualcuno che, quindi ci sono questi hacker che tentano di fare l'attacco, trovano qualcosa, però poi sbagliano come pubblicare il materiale. Comunque, magari nella foga, pubblicano, fanno l'errore. Ma a quanto pare qualcuno pensa che sia una cosa voluta dalla Rockstar Games, nel senso che chi è stato, forse era complice o comunque, diciamo, era stata una cosa preparata, insomma, per creare un po' di app. In ogni caso, tutti questi gameplay in anteprima che sono usciti hanno veramente spoilerato molto, e io credo che comunque non ci si fermerà qui, e che appunto, ritornando al discorso che anche se il gioco uscirà prima per console, ci sono gli strumenti per poter su PC vedere i file di gioco, quindi comunque qualcosa verrà sempre trapelata, qualche easter egg, qualche funzione nascosta, quindi insomma, questo gioco veramente ha creato molta attenzione, molta sete di sapere informazioni, quindi ci sta che la Rockstar Games tratta questo gioco come se fosse un diamante, un gioiello, comunque qualcosa di veramente da tenere stretto, perché è veramente un capolavoro, si vede già da come è fatto, dall'ambientazione, da questi giochi di luce che ci sono, nel senso di sfumature, dall'ambientazione che comunque è bella, quindi ci sta, anche se quei fasci di luce a forma di raggio solare mi daranno fastidio, però comunque il resto è veramente qualcosa che piacerebbe vivere nel gioco, nel senso mi piacerebbe giocare, cioè è un posto in cui ci starei sempre, perché comunque è veramente un ambiente di gioco, cioè sono riusciti veramente a creare un ambiente di gioco, non di gioco, ma proprio fatto bene, insomma, dove non ti stancherai mai di esplorare, di stare, insomma, di passeggiare in mezzo agli NPC, eccetera, eccetera. Quindi sì, fanno bene a tenerselo stretto e a essere gelosi come se fosse una cosa da proteggere, perché in effetti questo gioco è così, è una cosa da proteggere, perché nel senso che è veramente qualcosa di spettacolare, quindi anche perché per i colori che hanno usato, il rosa, sai, quella cosa di essere protettivi, quindi sì, come se fosse padre e figlio, quindi ci sta. E quindi niente, e che dire, questa è stata la mia analisi, sono sicuro che è un'analisi diversa da quella che avete visto, è lunga però è così. Vi faccio vedere questo SN qua di cui vi ho parlato prima, dei file di GTA 5. Ecco qui, abbiamo SN 69. E quindi questi sono file trovati in GTA 5. Quindi, tra l'altro, qui ho trovato anche la texture di quella famosa maglietta. C'è un alieno, una faccia di un alieno. Poi ci sono questi simboli. E tra l'altro, ho visto che questi tre avevano anch'essi dei numeri, ma questo. Solo questo non sono riuscito a trovare. O comunque sì, ho trovato dove stava, ma non conteneva alcun numero, quindi alcuna data. E niente.
questi sono un po' di tatuaggi che stavano nel gioco e li ho scaricati perché boh, mi piaceva. Comunque volevo visionarli. Questa è una maglietta che ho trovato, comunque un abbigliamento che è palese, insomma, sono. Vabbè, anche in GTA 5 ci sono le palme, però sembrano disegnate come quelle di GTA 6, quindi anche i colori usati, quindi secondo me la Rockstar Games ha voluto un po' sfogare, cioè gli sviluppatori più che altro, ma ovviamente sempre sotto conferma dei superiori della Rockstar Games, hanno voluto un po' buttare in anteprima qualche texture e abbigliamento di che sarà presente anche in GTA 6. Quindi poi vediamo il logo SN singolo, quindi è come se avessero aperto questo brand adesso in GTA 5, ma io ricordo che comunque già c'era, quindi non capisco questa cosa adesso che esce. E, cioè, sembra come se l'avessero visto per la prima volta in GTA 6 dopo che era stato pubblicato, dopo che era stato visto in qualche capitolo precedente. Ma in realtà mi sa che c'è sempre già stato in GTA 5. Questo è Tracy. Teddy Eastwest è un riferimento a quando il padre la va a prendere dal set cinematografico, diciamo, set televisivo. Addirittura Tim Tracy, Teddy vabbè, Tim Tracy. E niente, quindi insomma, ci sono queste texture su GTA 5. I colori usati mi danno molto di GTA 6 comunque, quindi decisamente penso che siano delle anteprime, insomma, di colori che vedremo in GTA 6. Queste sono le singole texture che avevo trovato. Questo è il bitmapping di cui vi parlavo. Quindi che succede? Che questo anche su PC succede che più ci allontaniamo dalla cosa più rimpicciolisce. Poi quando ci avviciniamo la vediamo in HD, alla sua massima risoluzione. Su console potrebbe non arrivare alla pagina principale, cioè più grande, potrebbe fermare qui o forse qui, ma comunque c'è ad alta definizione, quindi dice che ne ha 6 o 7, questo se aveva il set, cioè 7 strati, si vedrebbe migliore rispetto adesso che si vede un po' sgranato. Non si riescono a capire i numeri, ma penso che qui ci sia qualche altra data scritta da decifrare. Niente, questo è tutto. Quindi non so chi riuscirà ad arrivare fino alla fine del video, però un ringraziamento a chi arriverà fino alla fine. E niente, vi saluto e ci vediamo.